Contrariamente a quanto crede qualcuno, con la cultura si può anche mangiare e si può dare lavoro. A tutti noi, scrittori compresi, viene la voglia di andare a vedere i luoghi dove i nostri maggiori scrittori sono vissuti, hanno operato. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace doverti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso, veramente principe. Je voudrais simplement exprimer ma gratitude. La vita che c'è stata per essere nella nostra forma corporale a poco uccide la tua forma. Grande peccato per la Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Il vino che si può incontrare lungo la strada degli scrittori è un vino diverso da altri. Amici della strada degli scrittori, ma anche amici della Treccani, che ringrazio perché siamo in diretta sui canali del grande istituto diretto da Massimo Brai, e anche amici di tante istituzioni, soprattutto di tanti licei già collegati, grazie a presidi e docenti che presto citeremo. Cari amici, comincia la maratona filosofia, che abbiamo chiamato Phil da filosofia, Phil Covid, fra coraggiosi e cauti. Lo scopo dell'incontro è di vedere se la filosofia può risultare socialmente utile mentre viviamo questa incerta fase della pandemia da Covid-19. Cercheremo di fornire un'immagine complessiva di ciò che la filosofia italiana ha da dire per affrontare l'emergenza. E lo facciamo come strada degli scrittori, d'intesa con la Treccani, nostro tradizionale partner, partner anche nel master di scrittura che organizziamo ad Agrigento. Lo facciamo stimolati dall'Università di Messina, dal direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive e Pedagogiche, il professor Pietro Perconti, e siamo, eccolo qui, grazie professore per essere con noi, siamo, stavo dicendo, ai nastri di partenza della maratona con lei e con i più grandi filosofi italiani, con i presidenti delle società filosofiche, con i direttori di istituti importanti da tante città italiane e da Parigi, perché avremo con noi anche un'italiana a Parigi, la professoressa Gloria Origi. Il tema, professor Perconti, che cosa ha da dire la filosofia sulla pandemia? Come affrontare paura ed emergenza? Il buon senso deve ispirare la norma o la legge deve regolare il buon senso? Nella fase di più acuta emergenza, che non è finita e che impone massima cautela, ripetiamocelo sempre, alcune disposizioni ad alcuni sono sembrate eccessive, a volte ingiuste. Un esempio ce lo ricordiamo tutti: l'elicottero sul bagnante in spiaggia. Beh, non è piaciuto a molti.
La questione sottintende un tema antico. Si può dire no a una legge se la riteniamo errata? E c'è così il rischio di far barcollare però la certezza del diritto? Possiamo rifiutarci di eseguire un ordine ricevuto se lo riteniamo non corretto o addirittura immorale, contrario alla morale? Ma chi decide se un comportamento è morale o immorale? Eccoci al confronto fra coraggiosi, che qualcuno potrà definire anche temerari, e cauti, i riflessivi, diciamo così. E questo mentre scatta un quasi liberi tutti. Da lunedì c'è un quasi liberi tutti. Ci dicono che se si esagera si torna alla fase 1 ed è facile sbagliare perché siamo divisi. L'altra sera in TV un giornalista famoso, da cauto probabilmente, diceva di non credere all'autodeterminazione del popolo, facendo però infuriare un burbero Massimo Cacciari, che diceva non ci si infetta camminando da soli a distanza dagli altri. Ora, su questi altri quesiti avremo circa 12 interventi in diretta live sulla pagina Facebook della Strada, anche sul canale YouTube e sulle reti di Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud, grazie alla sensibilità dell'editore Lino Morgante, che ringrazio. 12 interventi quindi per discutere di divieti, libertà personale, panico, ripresa, fase 2, libero arbitrio, con studenti e docenti di diversi licei che dialogheranno per oltre 2 ore con i professori che adesso stiamo per presentando e ai quali darà il via il coordinatore dell'iniziativa, appunto il professor Pietro Perconti. Ma voglio aggiungere, professore, soltanto un dato prima di dare la parola a lei e presentare gli ospiti. La Maratona Filosofia ha la regia con Gioacchino Schicchi da Agrigento e con la supervisione di Gaetano Pendolino, sempre da Agrigento. E perché Agrigento? È perché Agrigento è la città di Empedocle, dove sono in linea diverse classi del liceo intitolato al filosofo del 400 avanti Cristo. Il liceo Empedocle, da 9 anni sede della fondazione intitolata al filosofo dell'antica Acragas. E ringrazio la preside Anna Maria Sermenghi, con cui collaboriamo sempre, il professor Alessandro Di Benedetto. A Palermo i docenti e studenti di un altro liceo di prima grandezza sono pure collegati, dall'Umberto, grazie al preside Vito Lo Scrudato. Fra tanti istituti collegati, cito l'ultimo, il liceo Ruggero VII di Caltanissetta con la preside Irene Collerone, gli studenti e i loro professori Fiorella Falci, Anna Ballacchino, Laura Bella, Maria Grazia Guarneri. Allora, professore, direi di presentare i primi ospiti del primo giro, perché siamo tanti e quindi, dovendo stare un paio d'ore insieme, abbiamo pensato di cominciare con il primo gruppo. Professor Perconti, cominciamo con chi? Con il professor Mario De Caro, con il professor Riccardo Manzotti, con il professor Alberto Voltolini, la professoressa Beatrice Accenti, il professor Emilio Spinelli e la professoressa Francesca Piazza che ci parla da Palermo. Se Gioacchino Schicchi vuole, possiamo cominciare a farli entrare tutti, mentre cedo volentieri la parola al professor Perconti, perché così dia un po' il via libera, lo start alla maratona. Prego, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie ai colleghi che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa che, come appunto diceva Felice Cavallaro poc'anzi, è ispirata all'idea che la filosofia abbia un compito sociale di risultare utile e vogliamo con questo anche contrastare lo stereotipo dei filosofi tutti chiacchiere distintivo e diciamo promuovere l'idea della filosofia come di una attività che risulta socialmente utile nella temperie in cui ci troviamo. Questa iniziativa è nata da una preoccupazione che confesso mi prende nelle ultime settimane ed è la seguente: ho il dubbio che nel giusto tentativo e a furia di contrastare il virus della pandemia rischiamo di vedere infiltrarsi un altro virus più subdolo, meno pericoloso apparentemente, ed è un virus che chiamerei quello del conformismo dei sentimenti, cioè la pretesa che tutti i membri di una comunità debbano condividere lo stesso mood emotivo, come si dice oggigiorno. Va a ondate,
in una prima fase eravamo chiamati a andare alle finestre, cantare l'inno, suonare tutti alle 6 del pomeriggio, poi invece bisognava rattristarsi, e se non eri rattristato facevi un'attività che era allegra come un barbecue, magari da solo nel tuo terrazzo, non andava bene. Ora invece è venuta la fase che bisogna ripartire, e anche qui bisogna sintonizzarsi nuovamente con questo mood emotivo. Ai trasgressori sentimentali vengono impartite severe lezioni morali: non rispetti i morti, sei egoista, non partecipi al sentimento della ripartenza. Non va bene. A me invece piace difendere l'idea che c'è differenza tra lecito e opportuno, e la questione della valutazione dell'opportunità è una cosa che deve essere lasciata ai singoli individui e non alle autorità pubbliche. Se infatti questa valutazione la lasci alle autorità pubbliche, non viene il fascismo, non viene l'autoritarismo, ma alla fine ci ritroveremo con una democrazia meno robusta, con una democrazia corrosa, perché il conformismo dei sentimenti è parente stretto del paternalismo, e il paternalismo corrode la democrazia liberale. Uno ribatte: il popolo è bue, il popolo va disciplinato. Se lo tratti come bue finisce per crederci e per comportarsi come tale. Se invece lo tratti come un insieme di individui adulti, tendi a comportarsi con responsabilità. E uno dice: se tutti si comportano come individui adulti, magari alla fine non ci regoliamo più. Va bene che uno vada sulla spiaggia da solo, ma se ci vanno tutti, che succede? E io ribatto: c'è il buon senso delle persone. Ah, professore, vorrei chiederle, lei ha scritto un libro su questi argomenti, sul conformismo dei sentimenti, La prova del budino, che è un titolo abbastanza intrigante, Il senso comune è la nuova scienza della mente, il sottotitolo, ma la contravvenzione dei sentimenti più comuni è perseguibile? Non è perseguibile legalmente, anche se le persone vengono invece perseguite con la sanzione sociale. Le persone si affacciano dalle finestre e dicono alla gente: dove stai andando nel momento della crisi, in cui tutti dovevamo star tristi, e adesso invece se qualcuno contravviene l'entusiasmo della ripartenza c'è la sanzione sociale. Ma naturalmente c'è un problema anche che riguarda la legge, e in definitiva il rischio è che, lasciatemela dire così, se proprio devo scegliere, diciamo, preferisco che sia il buonsenso a limitare la legge invece che la legge a limitare il buonsenso. Il buonsenso deve essere considerato, dobbiamo avere fiducia nei riguardi del buonsenso delle persone, e investendo sul buonsenso delle persone noi ci ritroveremo con rapporti sociali più coesi e con individui più adulti e responsabili. Ma parlare di tutto questo, professor Perconti, in tempi gravissimi di pandemia, con tutte le scene drammatiche che abbiamo visto a Bergamo soprattutto, queste questioni sembrano lussi di pochi, praticati da pochi intellettuali, o hanno a che fare con la qualità della democrazia? È proprio questo il mio punto. Colui che non è persuaso del genere di argomentazioni che sto proponendo dice precisamente: è roba da ricchi, è roba da intellettuali, è roba da persone che puntano sugli individui e che non hanno a cuore, diciamo, i valori sociali più condivisi. Io dico invece: questo è il momento di stare attenti a queste cose, perché la pandemia finirà. I rapporti sociali non saranno più gli stessi, ci ritroveremo con una società un po' diversa da quella che abbiamo conosciuto finora, e la qualità della democrazia che avremo dopo dipenderà dalla nostra capacità di sorvegliare questi aspetti, di difendere gli stili individuali, di difendere il buonsenso contro la legge e di difendere in definitiva gli individui contro i valori collettivi. Comincio a pensare che lei, fra le due categorie, coraggiosi e cauti, così il suo pendolo si sia sbilanciato verso i coraggiosi, o temerari, come diranno alcuni. Ma cominciamo a dare la parola ai suoi colleghi, cominciamo con il professor De Caro, lo presenta lei? Oh, senz'altro, il professor De Caro è uno studioso che pendola tra gli Stati Uniti e l'Europa. È un professore di filosofia morale ed è esperto dei temi della libertà.
esperto dei temi della libertà in un senso tecnico, nel senso della vecchia questione filosofica di che cos'è il libero arbitrio, ma naturalmente è engaged in problemi sociali e quindi ci potrà dire qualcosa su come amministrare la libertà. La parola libertà è una parola ampia, diciamo anche ambigua, diciamo come amministrare il tema della libertà in questo periodo difficile è una cosa su cui ci potrà dire qualcosa di sicuramente produttivo e importante. Allora diamo la parola al professor De Caro, che arriva anche, che insegna anche presso la Tufts a Boston, dove è regolarmente visiting professor e quindi studioso di libero arbitrio. Volevo aggiungere solo questo dettaglio alle cose che ha già detto il professor Perconti. Prego, professor De Caro. Grazie mille, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto bisogna, essendo filosofi, fare un po' di chiarezza sulle categorie e penso anche contribuire a far parlare diversi saperi che in tutto questo dibattito un po' sono paralleli, non interagiscono molto, appunto l'etica, la politica, l'economia, le scienze cognitive, le scienze naturali. Innanzitutto cos'è libertà? Libertà è la capacità di decidere e agire in autonomia. Ma questa capacità, io adesso ho la libertà di grattarmi la testa, ma non viene molto presa in considerazione. Perché? Perché non ci sono vincoli che la minacciano. Quindi si parla di libertà quando c'è qualche vincolo, qualche costrizione che minaccia questa libertà. Vi sono vari tipi di libertà, la libertà di parola, la libertà di voto, il libero arbitrio in senso generalissimo. Qui stiamo parlando di un caso specifico, cioè la libertà rispetto a certe decisioni dello Stato. Ora, le decisioni dello Stato, quando limitano le libertà degli individui, sono di due tipi. Le decisioni paternalistiche, quelle che pretendono di entrare nella vita degli individui, quando queste, le decisioni degli individui non hanno conseguenze per gli altri individui, e questo è paternalismo, è certamente da condannare. E poi ci sono le decisioni che invece lo Stato prende per limitare le libertà individuali quando queste libertà minacciano la libertà altrui. Per esempio, il limite di velocità in autostrada. Si può decidere quale sia, ma questo è, si fa perché se tu vai a 250 metti in pericolo le altre persone. Oppure la questione dei vaccini. Su alcuni vaccini si può forse discutere, ma che ne so, il vaccino dell'antipolio ha avuto sicuramente successo perché è stato imposto a tutti. Allora, il problema è, certe volte lo Stato può intervenire lecitamente, c'è altre no. E vediamo appunto oggi, in questa enorme quantità di provvedimenti, in alcuni sono stati sottolineati dal professor Perconti, sono certo che il professor Manzotti parlerà dopo di me, insisterà su questo, alcuni interventi sono stati certamente paternalistici. Se uno vive in montagna e non c'è una casa per 5 chilometri, dirgli che può uscire solo per 200 metri è certamente un'assurdità. Oppure dire che non si può andare in macchina con la propria famiglia, ma che se esci con tua moglie che vive con te tutto il giorno, uno dei due deve stare alla guida e l'altro dal sedile posteriore dall'altra parte, è molto buffo. Insomma, questi sono, ci sono senza, bisogna discriminare tra gli interventi. Alcuni sono stati certamente esagerati e anche irritanti. Altri però sono stati, secondo me, indispensabili. C'è una ragione culturale anche per questo ed è legata a una scienza, una disciplina particolare che si chiama prossemica. La prossemica, tra le cose che studia la prossemica, è la distanza in cui le diverse culture pongono gli interlocutori quando parlano a tu per tu. Per esempio, in Italia la distanza tende a essere mezzo metro. Negli Stati Uniti o nei paesi del Nord Europa è un metro. Ciò significa che se in Svezia non c'è bisogno di dire che vi dovete tenere a un metro di distanza, perché quelli già ci si tengono. Per noi la questione è un po' difficile, che è molto radicato, per esempio, appunto il fatto di parlare a tu per tu, molto vicini, baciarsi, abbracciarsi, quindi è chiaro che c'è un problema di questo tipo, che in questa fase sarebbe molto pericoloso. Quindi, da una parte, bisogna un po' incidere su questi temi. Può essere pericoloso non farlo. Negli Stati Uniti la situazione sta diventando catastrofica proprio perché c'è l'idea molto radicale che lo Stato non deve intervenire nella vita dei cittadini, però non solo quando è paternalistico, ma quando anche fa cose necessarie. Per cui ci sono questi assembramenti di protesta che hanno come conseguenza poi che diventano degli enormi gangli in cui si sviluppa il virus molto velocemente. Bene, e poi l'ultima cosa che vorrei dire in proposito è un fenomeno studiato dalle scienze cognitive che si chiama effetto Dunning-Kruger. L'effetto Dunning-Kruger funziona così. Più uno è inesperto in un campo, più è incapace di valutare quanto è inesperto. Quindi
sul buon senso di Pietro, che da una parte certamente vale a limitare i casi di paternalismo, dall'altro ho qualche dubbio. Se le persone devono giudicare cosa è giusto, cosa non è giusto, in campi che conoscono poco, non solo non sanno qual è la risposta giusta, ma non sanno di non sapere qual è la risposta giusta. E questo Dunning una volta fu intervistato e gli si chiese: secondo lei, quando è che, per chi vale, quali sono gli esseri umani che sono sottoposti all'effetto Dunning-Kruger? E lui disse: tutti quelli che respirano. Tutti ce l'hanno, tutti tendiamo a pensare di essere più competenti di quanto siamo. Per questo serve un lavoro comune di diverse discipline. E guardate che non sto facendo lo scientista qua, perché persino all'interno delle scienze c'è una profonda differenza. Per esempio, qui si competono continuamente anche in TV i virologi, gli epidemiologi e gli infettivologi, e ognuno pretende di dire la sua sul campo che non conosce. I virologi sono dei biologi, gli epidemiologi sono degli statistici, e ognuno pensa di dire all'altro qual è la verità, qual è non la verità. Quindi il mio punto è questo: qui se non interagiamo, come appunto filosofi propongono spesso di fare, non sempre ci riescono, non riusciremo a risolvere questi problemi, perché nessuno ha tutte le competenze necessarie. Professore, lei è stato molto efficace, ma lei che è stato presidente della Società Italiana di Filosofia Analitica, prima di Massimo Dell'Utri, che fra poco avremo collegato da Sassari, ma mi dica, quale rapporto vede oggi possibile, fermo restando che gli scienziati, appunto, come lei ha detto, si dividono, e forse si dividono anche i filosofi, ma quale rapporto vede oggi possibile fra scienza e filosofia? Cosa dobbiamo scegliere noi cittadini? La scienza forse da sola non basta, ma forse non basta neanche la filosofia da sola, o no? Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Questa idea della divisione dei saperi, in cui uno avrebbe priorità sull'altro, non vale solo per queste due discipline, naturalmente sono anche le scienze sociali, c'è anche il senso comune di cui parlava il professor Perconti, ci sono altre visioni, anche dall'arte possiamo trovare illuminazione spesso e volentieri, pensiamo a quante cose importanti hanno detto gli scrittori in questo periodo. Quindi l'idea che esista un punto privilegiato di vista sulla realtà, che sia la scienza, la politica, il senso comune, secondo me qui è profondamente errato. I dati da considerare sono molti e si possono considerare solo da una prospettiva plurale. Bene, grazie professore. Se il professore Pietro Perconti è d'accordo, farei entrare in campo il professor Riccardo Manzotti, che parla da Milano, dove insegna allo IULM. E la cosa che mi incuriosisce è che lei, caro professore, è professore di filosofia teoretica, ma è anche laureato in ingegneria elettronica. E la cosa mi ha stupito, perché è un filosofo teoretico della mente che però guarda un po' ai robot. E in questo periodo forse il suo intervento diventa essenziale, mentre non capiamo più dove stiamo andando. È così, anche lo chiedo anche a Perconti, dialogate fra di voi. Prego, professor Manzotti. Sì. No, la voce non si sente. La voce non si sente. Deve inserire, professore, il microfono. Ecco, benissimo, grazie. Buongiorno. Sì, effettivamente nella prima parte della mia carriera sono stato ingegnere elettronico, ancora mi occupo di intelligenza artificiale. Quando mi chiedono a proposito di questo rispondo sì, ma adesso sto un po' meglio, perché l'ingegneria è una disciplina molto interessante, ma ha una rilevanza col tema di oggi, ci porta a credere che tutto possa essere inserito all'interno di regole fissate. Questo ci siamo resi conto con la pandemia, non è vero, ed è proprio su questo tema che a me piacerebbe entrare. E cioè... No, io sono d'accordo con il professore, anche perché io l'ho vista su Facebook, mentre lei correva attorno al palazzo, mi pare. Quindi forse già sappiamo che lei è fra i coraggiosi o fra i temerari. Temerario, io credo che la mia posizione rappresenti la normalità, io credo che gli altri siano fobici, credo che i prudenti siano fobici, che la mia posizione sia un realismo di buon senso. Io in questo periodo non ho mai smesso di correre, perché correndo in aree isolate, nel rispetto del distanziamento e dei metri concessi, ritenevo che questa fosse una piccola manifestazione di libertà, ovvero di quello che io ritengo sia il fatto di avere la proprietà della nostra esistenza. Allora, una cosa che secondo me va sottolineata in questo periodo è che la libertà non è competenza.
oggi ci stanno raccontando da quando è iniziata la pandemia questa favola delle scelte obbligate che dovrebbero essere decise soltanto dagli esperti. Non c'è più nessuno spazio per la politica, per i cittadini, non c'è più nessuno spazio per la scelta del valore delle cose. Io dico sempre, l'esperto mi può dire se domani piove o non piove, e però non mi può dire se è giusto o sbagliato per me uscire sotto l'acqua. L'esperto mi può dire se io voglio andare da A a B, comandarci, quali sono i rischi, quale mezzo è più rischioso o più costoso, ma non mi può dire perché andare da A a B. L'esperto mi può dire se mi metto con una certa persona quali saranno i rischi, le probabilità di felicità o meno, ma non mi può dire perché mi devo innamorare o perché io devo volere passare la mia vita con una persona. In questi giorni ci hanno raccontato la favola, per me questa è una favola, è veramente un mito che va combattuto, secondo cui la nostra capacità decisionale va messa nelle mani degli esperti. Questo per me è sbagliato da un punto di vista epistemico e da un punto di vista assiologico. È sbagliato da un punto di vista epistemico perché questo presupporrebbe che gli esperti abbiano l'onniscienza, che non ce l'hanno. C'è sempre un fattore di incertezza e di fronte all'incertezza bisogna esercitare la capacità di scelta, perché non sappiamo effettivamente quanto il virus durerà, che cosa succederà, ci sarà una seconda ondata. È per questo che esistono i politici. I politici esistono perché loro dovrebbero manifestare la capacità di scelta, che non è mai un calcolo. Lei prima diceva, io ho fatto l'ingegnere. Sì, gli ingegneri pensano che tutto sia riducibile ad un calcolo. La vita non è calcolo. E questo appunto lo dico essendomi mosso dal mondo della certezza presunta, delle scienze forti, al mondo della filosofia. La vita è anche scommessa, è presa di responsabilità. E in questo periodo ci hanno imposto un comportamento obbligato, anche il fatto di tutta questa marea miriade di regole e regolette, a volte assurde. In realtà, secondo me, avevano un obiettivo, come tra l'altro è scappato ha detto al sottosegretario dell'Emilia Romagna, ovvero non tanto quello di prevenire il virus, quanto quello di creare un regime di severità. Uso le parole del sottosegretario, un regime di severità, cioè un regime nel quale le persone abdicano al loro buon senso, al loro essere di cittadini e piano piano, come la famosa rana bollita, si abituano a pensare di dover sottostare ad un regime di regole di cui è impossibile determinare la razionalità, di cui nessuno cerca di spiegarne la necessità e di dare una giustificazione critica, e ci si abitua a pensare che la libertà non sia più un diritto, non siamo più proprietari della nostra esistenza. Scusi, professore, in questa atmosfera che lei definisce irrazionale, teme di più l'emanazione di quelle che lei ha chiamato regolette o che l'applicazione del diktat diventi un credo, applicato poi da fedeli disposti ad affacciarsi dal balcone per additare lei che corre, per esempio? No, certo, sono due lati della stessa medaglia. Da un lato c'è questo clima sociale che ha favorito una serie di comportamenti che sono stati definiti gli sceriffi da balcone, i capi palazzo, il neobigotto, il resta casista martire, questo l'ho introdotto io, e altre cose. Dall'altro lato le istituzioni trovano terreno fertile nel assumere un atteggiamento che le priva della loro responsabilità, perché la narrazione della scelta obbligata, la narrazione della commissione di esperti che soli sarebbero in grado di dirci cosa fare, toglie responsabilità a tutti, la toglie alle istituzioni più in alto e così come la toglie al cittadino. La regola assurda in realtà è un'abdicazione non soltanto per chi fa la regola, ma anche per chi la segue. Diventa un atto superstizioso. Questa però diventa una ferita sociale. E giustamente diceva Pietro Perconti che questa ferita sociale poi rischia di diventare una piaga cronica. Che la voce è andata via? Ah no. Dicevo, questa ferita sociale, spero che si senta, rischia di diventare, finito la pandemia, una piaga cronica che resterà. Quindi è molto
Assolutamente, prego. È questione di equilibrio, se mi lasciate un attimo interrompervi. Sì, perché... sono contento che intervenga il professor Perconti, anche perché io ho letto alcuni commenti alle parole del professor Manzotti, in cui si dice che sono affermazioni tossiche e pericolose, ma anche davanti Recalcati che dice l'odio è non sopportare la libertà dell'altro. E quindi vorrei che proprio il professor Perconti riflettesse su questo aspetto. Sì, io vorrei introdurre questa non nozione, è questione di equilibrio. Cioè, no, è vero che in generale, mi sembra di poter dire, gli esperti devono giocare un ruolo importante nelle scelte pubbliche. E anzi, penso che questo sia uno delle cose positive che forse potremmo portarci dietro dopo la pandemia. Impauriti per la nostra salute, abbiamo dato molta retta agli esperti e la scienza, che era stata messa moltissimo alla berlina negli ultimi mesi e negli ultimi anni, potrebbe avere uno status più considerato all'interno della dinamica sociale, e questa è una cosa positiva. Però guardate che è un problema vecchio. Noi abbiamo iniziato, diciamo, con Empedocle. Ma pensate che sempre in Sicilia, 2500 anni fa, Platone aveva preso una nave per andare a Siracusa, attratto dall'idea che il tiranno gli aveva promesso che forse si poteva fare davvero un governo dei sapienti, no? Ecco, il governo diretto dei sapienti non funziona, e Platone per fortuna se n'è tornato ad Atene e ha scritto le belle opere che ha scritto. Non va bene il fondamentalismo del senso comune. Il senso comune da solo non è sufficiente, e non va bene però neanche la gerarchia che dice che i sapienti devono avere l'ultima parola. Ci vuole una mediazione, e la mediazione può essere quella della pubblica opinione, può essere quella del senso comune, e naturalmente può essere quella del mondo dell'informazione, che deve tentare di espandere tutte queste diverse forme di informazione che noi abbiamo in un insieme ordinato. Cito un filosofo che si chiama David Lewis, che a proposito delle diverse fonti di informazione dice che la filosofia deve comporle ed espanderle appunto in un sistema ordinato. È la nozione di equilibrio quella che conta. Certo. Bene, professore. Io comincerei ad andare avanti nella nostra maratona, ringrazio molto il professor Manzotti, ma passerei la parola a chi magari non crede troppo al buon senso delle persone. C'è il professor Alberto Voltolini da Torino, mi pare, collegato. Ci siamo? Sì, eccolo, professor Voltolini, grazie per essere con noi. Docente. Mi sentite? Sì, benissimo, docente di filosofia del linguaggio della mente all'Università di Torino. Mi pare che il problema sia proprio il rapporto da stabilire fra sensazione e percezione. No, professore, lei pensa che il buon senso delle persone sia sufficiente affidarsi al buon senso delle persone? Grazie a tutti, buongiorno. Io mi schiero dalla parte dei cauti, diciamo, in questo dibattito, addirittura dei radicalmente cauti, vorrei dire, perché appunto non mi fido per niente del buon senso delle persone, che secondo me purtroppo non esiste, ma vorrei dire che in realtà la filosofia, ci arriverò con un piccolo giro, diciamo, proprio a mettere cautela in questi casi dovrebbe servire. Noi filosofi della mente insegniamo che il pensiero, come attività particolare, nasce e ci differenzia semplicemente dai semplici recettori automatici, come può essere un sistema di fotocellule in un ascensore. Perché il pensiero cosa fa? Opera una forma di distanziamento, che non è il distanziamento sociale, ovviamente, ma è quello che io chiamo il distanziamento esistenziale. Cioè, nel pensiero noi possiamo pensare ciò che non è presente e addirittura ciò che non esiste. E questo è quello che ci differenzia da tutti quegli esseri che questa capacità non hanno. Ora, proprio questa simpatica capacità di distanziamento, che dovrebbe, diciamo, caratterizzarci come esseri umani, è stata
violata in maniera, diciamo così, palese e flagrante in tutta questa vicenda della pandemia. Perché noi stessi tra dicembre e gennaio guardavamo sgranocchiando popcorn le immagini che ci arrivavano dalla Cina, da Wuhan, eccetera, proprio perché vedevamo un'altra realtà, non pensavamo che quello che stava accadendo a Wuhan potesse riguardarci. E curiosamente questo stesso errore, quando noi siamo finiti in mezzo alla pandemia, ha riguardato tutte le nazioni europee a noi limitrofe, che hanno compiuto esattamente lo stesso errore, pensando, vabbè, è un problema degli italiani, chissà quando, diciamo, dovremo mai preoccuparci noi, eccetera, e poi sono finite alcune almeno peggio di noi. Allora, secondo me, qual è il ruolo che la filosofia deve giocare in questo contesto, riallacciandoci a questa capacità del pensiero? La filosofia è nota fin dai tempi di Platone, che Pietro Perconti giustamente ricordava, per aver fatto i cosiddetti, non è l'unica ovviamente, l'unica disciplina che la scienza lo fa, i cosiddetti esperimenti di pensiero. A che cosa serve un esperimento di pensiero, come appunto per esempio quello realizzato da Platone nel mito della caverna, per dirne uno? L'esperimento di pensiero serve da un lato a farci vedere che le cose potrebbero andare in modo diverso da come di fatto vanno, ma in altri casi può anche far vedere come le cose in realtà potrebbero andare da noi, anche quando, come dire, un esperimento di pensiero disegna scenari che a prima vista potremmo giudicare improbabili. Allora, secondo me, la filosofia deve assolutamente insegnare alla gente questa capacità. Io ricordo a tutti quello che disse l'infermiera, se non sbaglio, la dottoressa, ora non ricordo, di Codogno, che scoprì il caso del paziente 1, che a un certo punto disse: ah, ho dovuto pensare all'impossibile per pensare che, diciamo, il paziente in questione soffriva di Covid-19 invece che di una semplice polmonite. E io tra me e me ho detto: ma quale impossibilità? Questo era, diciamo, un'eventualità del tutto possibile, forse improbabile, ma neanche tanto. E il fatto che, come dire, colleghi, diciamo, medici, epidemiologici, eccetera, non ci abbiano pensato, è, come dire, socialmente grave, perché, come dire, bisognava proprio pensare a questo. Venendo allora noi e ai nostri comportamenti, che cosa ci insegnano gli esperimenti di pensiero? Ci insegnano a essere cauti. Perché ci insegnano a essere cauti? Perché ci dicono che scenari che possono suonare improbabili, implausibili, specialmente in uno scenario in cui di fatto conosciamo ancora poco su questo virus, potrebbero essere invece tranquillamente realizzabili. Uno dice, per esempio, il mio amico Riccardo Manzotti dice in continuazione: ma giriamo all'aperto, che problema c'è a stare all'aperto? Ci distanziamo, ognuno fa le sue cose, tutto bello. Peccato che però potrebbe succedere l'imprevisto. Potrebbe succedere che qualcuno incespica su un altro, potrebbe succedere che della gente si aggrega senza accorgersene, e così via, e così via. Da questo punto di vista la filosofia è molto simile alla letteratura o all'arte, come ricordava Mario De Caro. Se tutti noi avessimo guardato di più i film, i B-movies sugli zombie, e oppure un film come Contagion, per dire, avremmo tranquillamente imparato dalla letteratura che cosa può succedere. E negli scenari dei B-movies, spesso e volentieri, le cose che succedono, succedono in quanto improbabili. Ricordo una fantastica scena di 28 giorni dopo, uno dei capolavori dei film di zombies, per esempio, dove c'è uno dei personaggi principali che si infetta perché si trova sotto un albero e sfortunatamente gli cadono negli occhi delle gocce di animali morti ma infetti che stavano sull'albero, diciamo. Ecco, il cinema e la letteratura ci hanno raccontato più cose di quante ne hanno raccontate i virologi negli ultimi 15 anni. Assolutamente, e dovevamo ascoltarle tutte.
incredibile. Io andrei avanti, caro professore, perché se il professor Pietro Perconti è d'accordo, darei la parola alla professoressa Beatrice Centi, che è la presidente della Consulta Nazionale di Filosofia, collegata con noi da Parma, per poi intervenire subito dopo con Pietro Perconti per avere una sintesi dei tanti messaggi che stanno arrivando. D'accordo, Pietro? D'accordo. Perconti. Perfetto. Allora, professoressa Centi, lei è direttore della Scuola di Scienze Umane a Parma, presidente del corso di studi filosofici, sta nel comitato editoriale della rivista La Società degli Individui. Finora, lei da presidente, può tirare un po' le fila di questa prima parte del confronto che è emerso fra cauti e, fra coraggiosi e cauti, o io ho aggiunto fra temerari e riflessivi? Buongiorno, grazie a tutti. Ma tirare le fila è un compito che lascio volentieri a Pietro Perconti, che mi sembra avere tutta la situazione sotto controllo. Io vorrei prima aggiungere qualche osservazione a quello che è stato detto. Vorrei essere un po' più drammatica, diciamo. Ci siamo trovati in una situazione limite, vorrei sottolineare questo. 100 anni fa, nel 1919, un medico, uno psicopatologo, un filosofo, Karl Jaspers, ci ha parlato di situazione limite e mi pare che questa volta ci siamo trovati tutti in una situazione estremamente, estremamente drammatica, nella quale io credo sia importantissimo avere il coraggio della verità, cioè, come dire, prendere atto che la situazione è estremamente difficile e naturalmente rivolgersi alla ricerca scientifica, perché la verità non ce la può dire altro che la ricerca scientifica. Non in maniera semplice, come è stato sempre chiesto ai virologi, la verità immediata, subito, come bene di consumo, ma la verità come ricerca, con i suoi metodi, con i suoi tempi, la sua complessità, la sua capacità di sbagliare. E poi chiediamo alla filosofia la verità su un altro piano. La filosofia serve a ragionare, a dare una visione in generale, in qualche modo a offrire anch'essa una prospettiva sulla verità della nostra situazione. E cioè che la natura non ha bisogno di noi, il pianeta non ha bisogno di noi, che noi siamo sempre in pericolo, esposti alla malattia e alla morte. Questo la filosofia lo deve ricordare in questa circostanza. Siamo esposti a pericoli di ogni genere. Citiamo per una volta un grande filosofo italiano, Giacomo Leopardi. È già stato detto tutto e mi pare che la filosofia debba ricollegarsi a questo grande lucido pensatore. Ma non dimentichiamo che nel 1755 c'è stato il terremoto di Lisbona, che ha avuto dal punto di vista mediatico per il mondo da allora lo stesso impatto che la pandemia sta avendo adesso. E rispetto al terremoto di Lisbona, Voltaire ha detto al mondo che non è vero che tutto è bene. Ecco, ricordiamocelo questo, la filosofia lo deve ricordare, non è vero che tutto è bene. E io credo che oggi Voltaire direbbe non è vero che andrà tutto bene. Perché? Perché è già andato molto male, andrà male nei prossimi tempi, perché siamo in una situazione limite, di grande pericolo, di grande rischio per l'umanità. Certo, rispetto ai terremoti, con la pandemia noi possiamo fare di più, possiamo fare di più con cautela, ragionando, con la cautela della responsabilità. Qualcosa di più avremmo potuto fare, avremmo potuto essere più pronti, prevedere, essere strutturalmente più pronti, avere maggiore attenzione e risposte per la salute pubblica. Avremmo potuto avere una diversa visione della medicina, che non dobbiamo considerare come farmacologia, ma dobbiamo considerare come questione di ambiente, come questione di cura, come questione relazionale, come una forma di filosofia, e viceversa, la filosofia è anche una forma di medicina.
Ecco, che cosa possiamo fare allora, data l'estrema gravità della situazione? Certamente ragionare. Questo è quello che noi aggiungiamo al pianeta, che non ha bisogno di noi, che probabilmente neppure ci vuole, ma il ragionare, la filosofia, la cultura, questo lo possiamo aggiungere. E in questo momento ci dobbiamo porre delle domande molto serie. Che idea di umanità abbiamo? Ecco, nelle situazioni limite, questa domanda è ritornata, situazioni limite non solo naturali, di malattia, ma anche culturali. Per esempio Husserl nel 1936, nella crisi delle scienze europee, Jaspers stesso nel 1946, nella questione della colpa. Che idea di umanità abbiamo avuto finora? Che idea di umanità è bene ora interrogarsi che vorremmo avere? Situazione limite e problemi dei valori di riferimento. È il momento di ricordarsi di Max Weber, delle sue lucide e disincantate analisi interdisciplinari, del suo riflettere sulla storia all'origine della fondazione delle scienze umane. Ci vogliono dei valori di riferimento. Che cosa è importante? Che cosa noi possiamo di importante ora dire che l'umanità ha da essere? Che idea di umanità ora vogliamo provare a proporre? Ecco, io dico che la filosofia è il ragionamento, vorrei proporre di parlare della ragione più che del buonsenso e chiederei naturalmente il coraggio che la filosofia ha, che ha sempre avuto, ma anche la cautela contro i miti che in questo momento ci vengono incontro, e i miti hanno una loro, come dire, un loro significato, possono anche aiutare, ma attenzione al mito del rinnovamento, della palingenesi, che nulla sarà come prima, che ora saremo tutti diversi. No, no, perché? Ragioniamo, affidiamoci alla filosofia, che vuol sempre andare a vedere, vuol sempre interrogarsi, vuole riflettere, vuole con calma, ma con coraggio, chiedersi che cos'è prioritario. Ecco. È il momento. C'è il rischio, professoressa, che da questa emergenza non ne usciremo meglio di prima, ma che prevarrà l'egoismo, la diffidenza e il distanziamento sociale fra individui, che oggi già si incrociandosi su un marciapiede si allontanano. Questa cosa rischia di insidiare molto anche l'idea di umanità che dovremmo costruire o ricostruire. Non credo. Guardi, pensiamoci bene. Quando siamo stati soli, siamo ancora soli, quando siamo stati isolati nella nostra stanza, anche privati della libertà. È vero, eravamo in queste situazioni, però eravamo insieme da un altro punto di vista. Eravamo insieme perché in qualche modo facevamo qualcosa l'uno per l'altro. Essendo isolati, noi siamo stati insieme con tutte le altre persone che erano isolate, che facevano questa esperienza. Ma perché? Perché avevano una responsabilità ragionata nei confronti di tutti gli altri, nei confronti, mi verrebbe da dire, dell'umanità. Cioè anche questa esperienza dell'isolamento, della privazione, della possibilità di uscire, in qualche modo è stata una maniera per prendersi cura gli uni degli altri. Quindi è stato qualcosa di diverso che abbiamo vissuto tutti insieme, è già stato qualcosa di diverso, perché invece di muoversi, di viaggiare, di essere iperfuturisti, siamo stati fermi, ma non per ignorare gli altri o separarci dagli altri, anzi per essere con loro impegnati in qualche modo a reagire in una maniera che ha avuto i suoi effetti positivi. Grazie professoressa Centi, grazie alla Presidente della Consulta Nazionale di Filosofia. Ma prima di passare al professor Emidio Spinelli, che è Presidente della Società Filosofica Italiana, io chiedo a Pietro Perconti se possiamo cominciare a fare una prima sintesi dei messaggi e delle riflessioni che sono arrivate attraverso le pagine Facebook dei vari collegamenti.
Sono parecchie le sollecitazioni che ci vengono dai nostri ascoltatori, dai nostri interlocutori, e molte esprimono preoccupazione diciamo rispetto a rischi di tirare troppo i concetti. Quindi ci sono interlocutori che chiedono di precisare meglio il ruolo che la verità ha all'interno della scienza, oppure Anna Maria Anselmo chiede al professor De Caro di precisare il ruolo di sistematicità che questo fenomeno ha all'interno della globalizzazione della pandemia. Si chiede se fenomeni come nozioni come quella di omeostasi non siano migliori della nozione di equilibrio che pure prima stavamo proponendo. Fabio Rossi dice piantiamola di tirare in ballo continuamente la nozione di verità, e altri chiedono prendere in considerazione l'aspetto comunicativo di tutto questo fenomeno che stiamo tenendo in considerazione. Giorgio Grasso dice la fede cieca nella scienza e l'affermazione secondo cui la scienza non è democratica non rischia di negare la natura stessa dell'approccio epistemico del metodo scientifico? Direi proprio di sì. Il metodo scientifico è democratico da cima a fondo, proprio, mi pare una giusta considerazione. Dalla strada degli scrittori ci viene questa sollecitazione. Un'altra comparazione interessante potrebbe essere quella tra complottisti e non, invece che tra coraggiosi e cauti. Siamo oggetto di un complotto mondiale di cui non conosciamo il senso, oppure siamo dinanzi alla ribellione di una natura violentata che si riprende un pezzo del suo spazio? Questo da un lato ha un aspetto positivo che ci piace, magari vediamo i delfini che rientrano dentro i porti delle città, e dall'altra parte però potremmo anche dire con uno sguardo evoluzionistico diciamo il vento che tira via che tira via i vecchi, che tira via i nostri vecchi, è la natura che si riprende un pezzo del suo spazio, che diciamo oppone resistenza rispetto alla tecnomedicina che ha fortunatamente portato tutti noi a vivere molto più a lungo, quasi il doppio rispetto a soltanto un secolo fa. E forse la natura si riprende un po' del suo spazio, diciamo, mettendo un freno alla ispirazione prometeica che la tecnomedicina ha infuso in tutti noi. Bene, professor Perconti, grazie per questa grande sintesi, e io passerei appunto al professor Emidio Spinelli, che ringrazio davvero per essere con noi. Il professor Spinelli, l'ho detto poc'anzi, è il presidente della Società Filosofica Italiana, insegna alla Sapienza di Roma, insegna storia della filosofia antica, e mi aggancerei a uno dei temi che ha così posto il professor Perconti parlando di complottisti e no. Beh, in fondo, professor Spinelli, mi pare che stia tornando di attualità, fra i tanti temi, quello della paura, che è un'emozione di vecchia data. Ma di che cosa abbiamo paura? Perché è arrivato il momento di cercare di razionalizzare anche questo aspetto. Di cosa abbiamo paura? Noi abbiamo paura di, ovvero abbiamo paura per, e quindi paura per il mondo, per l'ambiente, per le generazioni future. Si può imparare a gestire questa paura, come controllarla? Vorrei partire da questo quesito con lei. Grazie, sì, mi sembra che la paura sia stata non solo evocata nel dibattito, ma sicuramente sia stata presente in queste lunghissime settimane. Sembra un dato di fatto, difficilmente non è una questione di essere fobici. Il problema di una situazione come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo inevitabilmente genera paura. Che questa paura non debba diventare terrore e non debba diventare blocco totale, questa è la vera sfida. Quindi la paura è
diciamo, non è un optional, è qualcosa che noi abbiamo di default dentro questa situazione. Il vero problema, giocando con le preposizioni, è se noi dobbiamo avere e vivere una paura di, e quindi bloccarci di fronte a quello che è l'oggetto della paura, o se possiamo trasformare questa paura in una paura per, quindi in una paura, diciamo così, costruttiva. Io in questi casi mi appello sempre ad un filosofo che tanto tempo fa, addirittura nel 1979, aveva già evocato questo problema e soprattutto aveva parlato letteralmente di una euristica della paura. Allora, la paura c'è, ma se essa aiuta a Eurein a trovare soluzioni, a mio avviso, come dire, non solo non è una sorta di sentimento negativo, come non lo è mai stato. Perfino a livello evolutivo la paura ci ha sempre aiutato a superare problemi e blocchi, ma diventa un elemento costruttivo all'interno di quello che può essere perfino una situazione assolutamente difficile. Però io su questo anche vorrei tornare, cioè mi sembra che forse andrebbe chiarito un problema fondamentale. Allora, siamo disposti a dire che quello in cui siamo, che la situazione in cui siamo immersi è una situazione normale o è una situazione eccezionale? Secondo me il primo bivio su cui noi dobbiamo muoverci è questo. Se noi pensiamo che un conteggio di morti che supera i 30.000 e una situazione epidemiologica e medica come quella che abbiamo vissuto è normale, allora è inutile che facciamo le chiacchiere, non le dobbiamo fare a livello filosofico, non le dobbiamo fare a livello economico, non le dobbiamo fare a nessun livello. Se noi riteniamo che questa situazione... Emilio, ti posso interrompere un attimo? Giusto, sì. Per diciamo, dare sale alla conversazione. 30.000 persone morte sono tantissime, ma ogni anno di diarrea muoiono 500.000 di bambini sotto i 5 anni di età e 1.500.000 di persone nel mondo. Però Pietro, scusami, allora tu mi... Giustamente fai bene ad interrompermi con dei dati, però noi possiamo anche aggiungerne altri di dati. Adesso noi possiamo anche dire che in fondo nella vecchia pandemia IAIAO e va tutto bene, però non credo che sia questa la modalità di affrontare la pandemia. Cioè la pandemia c'è, la pandemia è oggettivamente qui. Allora noi ragioniamo, non c'è, non ci interessa, è normale come tante altre morti? Allora però dobbiamo, come dire, a questo punto Tana libera tutti, e non c'è nessun problema. Se invece la pandemia c'è, allora noi dobbiamo ragionare in base alla pandemia. E rispetto alla pandemia, il buon senso non serve a nulla. Innanzitutto, che cos'è il buon senso? Dove sta? Chi lo misura? Giovanni, Francesca, Giuseppe? Quale base ha il buon senso? Il buon senso di chi? Il buon senso rivolto a cosa? Allora, abbiamo fatto un'alternativa fra coraggiosi e cauti. Mi dispiace citare il caro vecchio Platone che tu hai chiamato, ma il coraggio è una scienza delle cose temibili e non, ok? È una scienza però, non è che io mi alzo la mattina e ho irrazionalmente deciso che questa cosa non fa paura o che fa paura. Su quale base noi possiamo dire di aver paura di una cosa come la pandemia? Ammesso che siamo convinti che ci sia, poi potrebbe anche essere questa una parte di complotto, ce la stanno facendo vivere così, perché in realtà io ho letto perfino un articolo in cui si negavano i camion che partivano da Bergamo, cioè siamo a livelli, come dire, a mio avviso parossistici, possiamo farlo, non c'è problema, però io credo che dobbiamo essere un attimino seri. Certo, allora, ringrazio. Fotografiamo lo scopo per cui, diciamo, menzionavo quegli altri dati era precisamente perché immaginavo che nella risposta venisse fuori il ragionamento, l'argomentazione, cioè il punto non è, diciamo, contare i morti, diciamo, è appunto è l'argomentazione che hai presentato che ti spinge. Se mi consenti, stavo arrivando all'argomentazione. Allora, qual è la dimensione che di conseguenza va chiamata in causa nel momento in cui noi ci rendiamo conto che questa non è un'assoluta normalità, ma comunque è un'eccezionalità? Che noi non possiamo dire che questa è una società libera di individui liberi, come ha scritto Manzotti. Questo, per carità, è vero, però non sono solo individui.
sono individui che stanno insieme ad altri individui. Emanuele Castano, in uno dei Sottopancia, ha detto, dice, tutto questo ragionamento sarebbe meraviglioso se io fossi da solo, ma ci sono anche gli altri. Allora, la dimensione e l'orizzonte degli altri non credo che possa essere sottovalutato rispetto all'esercizio della libertà propria. Questo, quello che dico io è che noi dobbiamo probabilmente accettare una dimensione di paura, una paura che deve essere costruttiva. Mi riallaccio a quello che tu hai detto: nessuno pretende che una sola, e che ha detto anche Mario De Caro, che una sola categoria detenga la soluzione. La nozione di equilibrio e di collaborazione è assolutamente fondamentale, però nel momento in cui si è riconosciuto che siamo di fronte a una momento in cui forse la normalità non c'è e di conseguenza anche alcune disposizioni di carattere legale possono e debbono essere accettate. Io purtroppo faccio l'antichista, ho letto il Critone e perfino Socrate accettava tranquillamente il patto fatto con le leggi, anche se le leggi in quel caso andavano assolutamente e direttamente contro la sua libertà individuale fino a portarlo alla morte. Scusi, professore, mi piace proprio su questo punto intervenire. Lei dice che non viviamo una dimensione di normalità ma di eccezionalità. E quindi anche Socrate sarebbe d'accordo, ma c'è il rischio che qualcuno approfitti della paura? La gestione e la diffusione della paura può essere instillata? E io vi rifaccio un esempio concreto che arriva dall'Ungheria, da uno dei paesi europei, da Orban, che attraverso l'emergenza sanitaria impone delle leggi che porterebbero anche all'arresto di un giornalista se si permettesse di parlare, di contestare quelle norme, quei diktat che ad alcuni sembrano eccessivi. Assolutamente d'accordo, ma io non sto evocando uno stato totalitario. Io sto, come certo, è l'Ungheria, a mio avviso. Adesso possiamo, cioè basterebbe ricordare tutto quello che ha fatto prima di morire Agnes Heller per capire che cosa è l'Ungheria. Ok, però io non sto dicendo questo, io sto dicendo un'altra cosa, io sto dicendo che la dimensione della decisione non può essere una dimensione che viene, come dire, assegnata al solo e singolo comportamento individuale. La libertà qui non si misura più, come dire, nel confine ristretto del mio me, ma si misura in un confine più alto. Se poi noi vogliamo più ampio, se poi noi vogliamo pensare ad una, se poi, come ha detto uno degli interventi, vogliamo pensare anche a quello che può generare una situazione di questo tipo e guardare con occhi diversi a quello che sarà dopo l'eccezionalità, allora, a mio modesto avviso, noi possiamo cercare di ridiscutere un concetto molto più generale, moralmente ampio, di felicità. Questa esperienza della pandemia ci ha messo di fronte a mio avviso, ovviamente, io qui mi rifaccio addirittura ai miei antichi e al mio Epicuro, ci ha messo di fronte alla necessità di ripensare un concetto di felicità come eterna, progressiva, assolutamente positiva accumulazione. Noi prima della pandemia la felicità la vedevamo come io ho, io aggiungo. La pandemia ci ha costretto a togliere, a rinunciare. Allora, a mio avviso aveva ragione Epicuro quando diceva che la felicità non è la somma di qualche cosa, ma è la felicità è a grado zero. Più noi rendiamo bassi bisogni e desideri e più la nostra felicità sarà a portata di mano. Non vuol dire che dobbiamo tornare a vivere sugli alberi, ovviamente, non è una forma di primitivismo, ma è un discorso in cui, anziché una società di accumulazione capitalistica della felicità, probabilmente dobbiamo arrivare a pensare una società che non è più capitalistica, che non è più accumulatrice e che si accontenta autarchicamente, si accontenta di avere di meno per ottenere di più sul piano della felicità. Questa è, a mio avviso, un possibile scenario. Certo, questo cozza con... Lei mi diceva c'è chi approfitterà della paura, ma perché adesso non c'è chi approfitta dei bisogni indotti per creare... Cioè, questo lo abbiamo tranquillamente accettato e adesso è un problema che qualcuno ci dica che non possiamo uscire... Cioè, io credo che dobbiamo farci ben altre domande. Dobbiamo farci domande che vanno non tanto e non solo rispetto all'eccezionalità che viviamo, ma rispetto a una normalità che dovremo ricostruire. E se la norma
se nella normalità che dobbiamo ricostruire entrerà un concetto di paura per quello che stiamo facendo e massacrando rispetto al mondo che ci circonda, a un pensiero ecologico e di biosfera che dobbiamo rispettare, ben venga. E se questo significherà ridurre i consumi senza arrivare alle decrescite più o meno totali alla Latouche, ma se questo significherà cambiare il nostro stile di vita, ben venga. Io ne vorrei 12 di pandemie, ovviamente parlo in maniera del tutto, come dire, paradossale. Chiaro, sia chiaro. Grazie professor Spinelli. Adesso, prima di trasferirci dalla Sapienza di Roma a Palermo, dove c'è la professoressa Francesca Piazza, presidente della Società di Filosofia del Linguaggio, che invito Gioacchino Schicchi dalla regia a far entrare con noi, ecco, benvenuta. Io passerei un attimo ancora la parola a Pietro Perconti, perché ho visto scorrere diversi messaggi. C'è qualche spunto che possiamo introdurre prima di passare la parola alla professoressa Piazza, professor Perconti? Sì, dunque, c'è l'introduzione dei dati, su altre, statistici, su altre malattie, ha incuriosito i nostri lettori. Alcuni dicono è giusto per relativizzare il fenomeno in cui ci troviamo. È interessante questo punto, perché da un lato è importante capire che l'ordine di grandezza delle cose di cui stiamo parlando, ma d'altra parte bisogna fare molta attenzione a non pensare che la pandemia sia un bias cognitivo, una specie di illusione, come se che non è un fenomeno vero, ma è un fenomeno indotto dalla comunicazione, no? Altro conto è invece notare che, per esempio, c'è un interesse sociale minore nel mondo ad aggredire i casi di diarrea rispetto alla pandemia, perché l'influenza che quella malattia ha sui processi economici mondiali è meno pesante di quella che ha la pandemia. Un conto è che muoiono i bambini nell'Africa subsahariana, e un altro conto è che si blocca il rapporto commerciale tra l'Oriente e l'Occidente e va in lockdown Manhattan. È diverso. I nostri ascoltatori ci invitano a prendere in considerazione un aspetto, cioè la relativa, rendere relativi i dati di fronte a cui siamo, e d'altra parte anche a prendere in considerazione gli aspetti sociali che ci portano a considerare questa pandemia più o meno grave. Ma professor Perconti, passiamo quindi adesso con la professoressa Piazza, entriamo nell'ambito della filosofia del linguaggio, e la professoressa ha anche scritto un bel libro che si intitola La parola e la spada. Ma il linguaggio, professoressa Piazza, visto che in questo periodo abbiamo assistito a delle arene che sembrano dei pollai televisivi, il linguaggio è un'alternativa alla violenza o è un suo strumento? Buongiorno, grazie. Spero che mi sentiate. Io non sento tanto bene, riconosco, ma spero che voi invece mi sentiate. Il linguaggio è un'alternativa alla violenza, sì, o un suo strumento? Se la separazione... Sì, l'ho invitata a parlare della separazione fra violenza verbale e violenza fisica. Sì, grazie. Grazie. Purtroppo credo che l'alternativa sia... un'alternativa non sempre ben posta, perché naturalmente il linguaggio può essere talvolta un vero e proprio sostituto della violenza ed essere utilizzato esattamente come un'arma, però c'è il rischio che questo venga in qualche modo preso troppo alla lettera qualche volta, senza rendersi conto che sebbene il linguaggio possa essere utilizzato per fare del male, esistono anche altri modi linguistici di difendersi da questa possibilità. Il linguaggio in qualche modo direi piuttosto che ha una natura ambivalente, può servire tanto, lo vediamo in tutte le nostre circostanze, tanto a ricucire quanto a tagliare, se vogliamo utilizzare un'espressione, una modalità metaforica per dirlo. Okay, io non credo che... A volte però, professoressa, colpisce più una parola di uno schiaffo, è così? Certo, sì,
Sì, questo è vero, ma la parola avrebbe anche al suo interno la possibilità della difesa, di una difesa che talvolta invece, una difesa che non richiede i muscoli, richiede altri tipi di abilità che si possono imparare, così come imparo in palestra a rispondere, posso imparare in altre circostanze. Nella tradizione occidentale la retorica che ha insegnato a difendersi, Aristotele nella retorica inizia proprio dicendo sarebbe assurdo che proprio l'uomo che ha la parola come caratteristica specifica non la sapesse usare anche per difendersi da chi lo attacca. Cioè, mi piace guardarla più come un aspetto di come una forma appunto ambivalente, bifronte, diciamo così, la parola, non soltanto nel suo lato. Naturalmente quello che credo che sia decisivo per la, e forse il compito della filosofia del linguaggio anche dinanzi a una situazione come quella che stiamo vivendo, è la vigilanza sulle parole, cioè la consapevolezza che parlare non è mai un'attività neutra, né appunto né quando viene utilizzata per ambivalenza non vuol dire neutralità. Cioè non vuol dire che qualsiasi parola utilizziamo ha lo stesso effetto, invece la consapevolezza che ogni parola si porta dietro evoca un mondo, uno scenario, e che quindi il modo in cui parliamo sia individualmente sia soprattutto se abbiamo un ruolo pubblico rispetto a quello che diciamo, la consapevolezza del peso che hanno le parole. Anche in questo, forse anche senza esagerare, mi riferisco ad una polemica che c'è in questi, ormai proprio sin dall'inizio direi, della pandemia, una polemica, una guerra vera e propria contro una metafora che è stata molto utilizzata in questi mesi, soprattutto dai politici, cioè il paragone, l'uso di tutti i termini metaforici bellici per parlare della pandemia. Sin dai primi marzo tantissimi giornalisti, studiosi su varie riviste online e cartacee hanno attaccato molto, con una certa virulenza direi, questa metafora. Naturalmente ci sono delle ragioni, alcune delle ragioni che sono state poste per attaccare questo utilizzo di proposito, continuo a utilizzare di proposito questi termini guerretti, perché di fatto è il nostro modo di parlare. Le ragioni per cui è stata attaccata questa metafora sono sotto gli occhi di tutti, cioè è una metafora che fa spinge a pensare che ci deve essere un nemico, invece è il nemico invisibile, spinge a pensare a parlare di medici come eroi o degli ospedali come trincee, fa paura, non fa capire che il problema è che gli ospedali non sono trincee e che se un medico muore non è come muore un soldato. Questo è tutto vero, però c'è anche un aspetto che rende, mi sono chiesta perché tutto questo accanimento adesso contro questa metafora, quando sono secoli che parliamo di tante cose in termini di guerra. Nessuno mai si è scandalizzato perché quando diciamo guerra alla povertà, guerra alla fame, guerra al terrore, guerra è un'espressione estremamente comune, quasi forse se c'è una critica da fare a questa metafora è che è banale, è che è scontata. D'altra parte, Francesca, sì. D'altra parte Carmelo Privitera ci dice che i suoi nonni, che erano analfabeti, continuavano a ripetere che la lingua non ha ossa, ma rompe le ossa. Questo è un proverbio, sì, questo è un proverbio diffuso anche in Grecia, c'era cioè anche nella Grecia antica, anche nel greco moderno, in molti dialetti, e poi il paio ne uccide più, il corrispondente ne uccide più la lingua che la spada, però bisogna stare attenti. Io vorrei guardare l'altro lato, cioè qualche volta, mettiamolo così, anche Freud diceva contro se stesso che qualche volta un sigaro è soltanto un sigaro, ecco, qualche volta una metafora è soltanto una metafora, una parola è soltanto una parola, capisco? Ai non siciliani, professoressa Piazza, potremmo dire, usando una terminologia un po' alla Camilleri, che una timpulata tutto sommato fa meno male di un'offesa che a volte che con le parole può diventare una frase, può diventare l'attacco su una vita. Ma quindi lei ci vuol dire che armi e parole alla fine concorrono a realizzare una violenza distruttiva?
Sì, questo. Il punto è che questo tipo di domande, se la poniamo soltanto come in termini di alternativa, cioè fa più male una parola o fa più male un colpo fisico, un colpo di pistola, forse non ne usciamo. Il punto è che nella realtà i due aspetti vanno insieme. Non ci sono situazioni umane in cui le due cose non vadano insieme. Quello in cui noi viviamo, siamo dentro le pratiche, delle pratiche che sono pratiche discorsive in cui componente fisica e componente verbale vanno insieme. Questa abbinata può essere tremenda, può aprire un tipo di violenza che è specificamente umana, che non è l'insulto, questo intendo, pensate più a una situazione in cui non è il semplice insulto, ma l'insulto o un'aggressione verbale fatta per esempio da chi ha potere su qualcuno, ecco, e su qualcun altro, una situazione di un interrogatorio di polizia o una situazione di scontro, un duello, come appunto nell'Iliade, in cui i due avversari, oltre a dirsi, anzi generalmente non si insultano, si minacciano, che è una forma, in genere quando si pensa alla violenza verbale si pensa solo all'insulto, ma la minaccia è una forma di violenza verbale più grave, più forte, e da qui è spesso più difficile difendersi. Alcuni nostri interlocutori, tra cui Fabio Rossi e Pierluca Marzo, ci dicono: fate attenzione però che si tratta di retoriche, e naturalmente detto ad un'esperta, diciamo, sono certo che susciterà gli echi giusti, quella della metafora bellica, la metafora della paura, possono essere usate in modo strumentale per raggiungere obiettivi sociali, politici, che sono perniciosi. Questo aspetto, diciamo, della strumentalità dell'uso delle metafore incuriosisce molto i nostri interlocutori. Certo, sì. È quello su cui, quando dicevo all'inizio che forse il compito della filosofia del linguaggio è anche di vigilare, significa anche, e io non volevo dire che qualsiasi modo di parlare va bene, vigilare su, proprio su questo, per evitare un uso strumentale di questo tipo di la voce è crollata. Metaforiche o non solo, per esempio, senza... Mi sentite? C'è stato un vuoto, se può ripetere le ultime 4-5 parole. Abbiamo un problema tecnico. Beh, succede nelle migliori famiglie. Ecco, forse adesso... Sì, va bene. Andiamo. Ecco, adesso forse mi sentite meglio? Sì, sì. Dicevo, proprio quello che, non so a che punto si è interrotto, il compito della filosofia del linguaggio rispetto a questi temi è proprio quello di vigilare per evitare, o perlomeno tenere sotto controllo, gli usi strumentali che non possono essere del tutto evitati. Forse trovare un'altra. Mettiamola in circolo. Se non ci piace la metafora della guerra, qualcuno ha provato a trovare metafore alternative, il gioco di squadra. E poi però il gioco di squadra a sua volta utilizza spesso metafore belliche, si scende in campo, c'è una difesa, c'è un attacco, quindi in qualche modo qualcuno ha contrapposto le metafore belliche a una bella immagine utilizzata in un suo discorso. Abbiamo qualche calo di voce e quindi non riusciamo a capire perfettamente quello che lei dice, professoressa. Forse dipende dagli auricolari, non lo so. E a questo punto però mi dispiace molto andare avanti e passare al professor Adriano Fabris. Mi scuso veramente con la professoressa Piazza, ma ormai in tutte le famiglie televisive, stavo dicendo poc'anzi, accadono queste cose. E quindi gli strumenti sono straordinari, le piattaforme cominciamo ad amarle, ma ogni tanto crolla l'audio. Professor Adriano Fabris, grazie per essere con noi. Il presidente della Società Italiana di Filosofia Morale. Bene, lei che arriva da, così, insegna a Pisa. E io sono rimasto così incuriosito da un appello che lei ha firmato recentemente, un appello che consiglia di rimettere in moto la nazione, e lo ha fatto, mi pare, con giuristi, medici, biologi, scienziati. Quindi vorrei partire intanto da questo suo
input che in qualche modo richiama l'area dei coraggiosi o dei temerari, dirà qualcuno, nella quale forse lei si riconosce, vero professore? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questa bella occasione di dibattito insieme. Se devo proprio dirlo, l'alternativa coraggiosi cauti è un'alternativa che mi sembra che non si debba prendere alla lettera, cioè proprio come una contrapposizione. Come è stato già detto da molti prima di me, l'importante è trovare un punto di equilibrio tra coraggio e cautela. E su questo permettetemi una piccola riflessione. La pandemia, anche questo è stato detto, ci fa cambiare davvero molti punti di riferimento, molti comportamenti, molti modi di pensare. Effettivamente è una trasformazione della mentalità comune, è anche però un modo in cui la mentalità comune, diciamo, si ricostituisce in altre forme. Una delle cose che possiamo imparare dalla pandemia è che forse certe contrapposizioni di concetti, di pensieri, di modi di pensare devono adesso trovare il loro punto di equilibrio. Continuare a dire sì o sei solo coraggioso e quindi esci anche a rischio degli altri, oppure sei cauto per il principio di precauzione e ti rinchiudi in casa e magari fai la spia per gli altri, ecco, lo vediamo tutti quanti, sono tutti e due atteggiamenti sbagliati. Il problema è trovare il punto di mezzo, come diceva sempre il buon vecchio Aristotele. E questo il difficile. Perché? Perché siamo abituati, qui introduco un secondo punto di riflessione, siamo abituati ormai purtroppo nella età tecnologica in cui viviamo a intendere le decisioni che vengono prese come decisioni che devono seguire determinate procedure. Attenzione, le procedure non sono processi, sono dei modi di fare standardizzati che seguono appunto una determinata successione, sequenza, eccetera. E come lavorano le macchine, come lavorano questi computer che stiamo utilizzando, i nostri smartphone, le piattaforme e i programmi che girano su di esse. Allora, l'essere umano non è digitale, è analogico. L'essere umano non è che segue le procedure, anche se tanti di noi oggi sarebbero tentati di farlo. E il problema che stiamo discutendo oggi, anche relativamente a certi diktat che sentiamo tali, riguardano proprio il modo in cui questi diktat vengono intesi, come procedure che tutti noi dovremmo seguire inevitabilmente. Rispetto a questo noi non siamo d'accordo. E perché non siamo d'accordo? Perché siamo persone che in maniera creativa cercano, rispetto alle situazioni concrete, il punto di equilibrio. Lasciateci almeno questo. Quindi, se io sono un estremista dell'equilibrio, sono un estremista della mediazione, non l'estremista della antitesi, per cui o si è così o si è colà. Questo lasciatelo fare ai social e al modo in cui i social funzionano e ci permettono di ragionare. Ci siamo resi conto che questo, proprio grazie alla pandemia, che questo non va bene. Mi piacerebbe sottolineare un aspetto per rafforzare il discorso che ha appena fatto il professor Fabris. Il sottotitolo del nostro intervento era, coraggiosi e cauti. Non coraggiosi o cauti, proprio perché ci aspettavamo che la comunità dei filosofi potesse esprimere saggezza e quindi puntare sulla nozione di equilibrio e istruire la pratica contrapponendo due tesi, ma nel tentativo di mostrare ai nostri interlocutori e nella nostra discussione che in definitiva il valore più grande in gioco in questo momento è proprio quello dell'equilibrio, e mi pare che questo stia venendo via via in luce durante tutti gli interventi, e mi piace la nozione di estremismo dell'equilibrio.
Io vorrei approfittare, professor Perconti, della presenza del presidente della Società Italiana di Filosofia Morale per fare una domanda che mi riguarda un po' da vicino. L'emergenza è una prova di verità, ma è anche un'occasione per il giornalista di riaffermare un ruolo di mediatore. Lei ha parlato poco fa dei social, c'è un'informazione che ci travolge, ma è un'occasione questa emergenza perché il giornalista rientri al centro, il grande giornale rientri al centro della, di una mediazione fra le tante voci che si contrappongono. Grazie di questa bella domanda che tra l'altro coglie uno dei miei filoni di ricerca, che è quello appunto dell'etica della comunicazione e anche dell'etica del giornalismo. Sto studiando anche con il mio gruppo di ricerca la comunicazione nell'epoca della pandemia e sto vedendo velocemente, lo posso dire, alcune cose, alcuni risultati. All'inizio veniva fuori questa cosa a cui accennava anche lei, dottor Cavallaro, vale a dire di fronte a una emergenza che riguardava la nostra salute, la nostra stessa vita, il discorso delle fake news, il discorso delle opinioni tutte quante messe sullo stesso piano e appiattite nella medesima piattaforma, piatto, piattaforma, insomma non è un caso, non funzionava più perché eravamo appunto chiamati in causa in prima persona, ne andava della nostra salute, della nostra vita e non potevamo accogliere la prima opinione che passava e magari contrapporci o condividerla semplicemente. Questa è stata quindi una grande occasione e che è stata colta dai giornalisti per ritornare a essere quel ponte, a svolgere quel ruolo di mediazione che nell'epoca della disintermediazione dei social era stata un po' appannata. Garanti della verità, questa era l'occasione che si poteva utilizzare. Poi però che cosa sta avvenendo? Che cosa è avvenuto? In parte lo ricordava anche l'amico e collega Emidio Spinelli prima, cioè riprende la logica della disintermediazione, la logica dell'opinione, la logica addirittura del sospetto. I camion che portavano le bare all'ospedale di Bergamo erano un montaggio. Ma direi soprattutto un'altra cosa, chi è? Era un tema che è stato affrontato nella parte precedente di questo colloquio. Chi è che doveva in qualche modo contribuire, fare punto di riferimento pur in una situazione complessa rispetto alla verità di determinate situazioni, pur nei limiti in cui si potevano realmente definire in termini veri e poi fornire il supporto per determinate scelte? Ma naturalmente gli esperti. L'occasione del coronavirus è stato una grande opportunità per il rientro degli esperti e delle competenze, quelle competenze che erano invece state appiattite in una dimensione, in una mentalità determinata dai social. Ma che cosa è avvenuto? Che cosa è avvenuto? In parte lo abbiamo sentito, gli esperti stessi hanno sopravvalutato il proprio ruolo, cioè non hanno considerato il fatto che in queste situazioni e nel contesto scientifico un'ultima parola non ci può essere, l'imprevisto non solo è sempre presente, ma l'imprevisto è determinato anche dalle azioni che gli stessi esperti e gli stessi scienziati compiono. E poi dall'altra parte che effettivamente c'è stata un'attrazione della comunicazione stessa, della modalità della comunicazione stessa. Pensate all'esperto che va in televisione, pensate all'esperto che va nel talk show e che cosa succede? Si trasforma in uomo di spettacolo, perde la sua funzione di esperto, si omologa a tutti gli altri uomini di spettacolo che effettivamente ci sono e la sua, invece che essere una proposta scientifica, un modo di dire una verità in qualche modo verificata e valutata, diventa una opinione tra le altre e questo è ciò che è avvenuto. D'altra parte, concludo, non è che ci dobbiamo più di tanto sorprendere.
lo stesso Albert Einstein davanti ad una macchina fotografica che lo ritraeva, che ha fatto? Ha tirato fuori la lingua, ha fatto le linguacce, e noi lo ricordiamo per questo, non per la teoria della relatività. Sì, professore, qualche giorno fa, preparando questa maratona, con il professor Perconti commentavamo una frase di Alessandro Cecchi Paone, che l'altra sera in TV ha così garbatamente rimproverato i virologi, gli esperti, gli scienziati di pontificare a volte senza sapere. Allora li ha invitati a dire che questo è il momento a volte di dire anche questo non lo so, mentre invece tutti ci avevano detto che il virus dopo 24 ore spariva, oppure che bastavano 2 metri, adesso sono 1 metro. Cioè le notizie si sono accavallate in modo totalmente impreciso, e di questo ci siamo accorti tutti. Ma fra notizie vere, fakes, serie, inattendibili, si può sperare arrivare a notizie certificate? Sorgerebbero anche nuovi rischi, forse, ma io la domanda gliela faccio ugualmente. Ma guardi, il problema è che alla base di ogni relazione interumana e anche di ogni relazione comunicativa, che cosa ci sta? Ci sta una apertura di fiducia. Il tema della fiducia è davvero un tema fondamentale. Io sto dedicando a questo le riflessioni del mio gruppo di ricerca degli ultimi anni, perché la fiducia, come diceva una vecchia pubblicità, è una cosa seria e si dà alle cose serie. Però cosa comporta? Comporta anzitutto un atteggiamento di apertura preliminare, quindi io mi devo fidare di qualcuno, se no non funziona niente, ma appunto in questa apertura io poi posso essere deluso e quindi poi ricerco certificazioni, ricerco assolutamente conferme. Dunque, per rispondere alla sua domanda, io credo che anche qui, d'accordo con l'amico Perconti, sia necessario un equilibrio. L'equilibrio della fiducia in questo caso in che cosa consiste? Da una parte in chi riceve questa fiducia a cercare il più possibile di verificare, cioè di rendere vero e certificato ciò che dice, consapevoli dei limiti sempre presenti della sua determinazione. Nessuno è onnisciente, tantomeno gli esperti. E dall'altra parte però anche degli interlocutori, di noi che diamo la nostra fiducia, non ad essere diffidenti per principio, per partito preso, come poi sempre nell'estremismo sbagliato molti finiscono per essere, ma semplicemente di ricordarci, è un discorso di memoria, che di una persona che ci ha deluso nella fiducia precedentemente, beh, forse la prossima volta è meglio non dargli più questa fiducia. Grazie, grazie davvero professor Fabris. Io chiedo a Pietro Perconti se abbiamo altre... vuole fare una sintesi rapida di alcuni messaggi prima di passare la parola al professor Emanuele Castano dell'Università di Trento, che Gioacchino Schicchi adesso ci introduce. Ecco, grazie professor Castano per essere con noi. Pietro Perconti. Buongiorno. I nostri interlocutori via via sono catturati dall'idea dell'aspetto mediatico e comunicativo. Luca Alessandrini per esempio dice: più che verità, a noi è mancata proprio l'analisi dei fatti. Prova il fatto che Conte, ad esempio, questo vale anche per Zaia, hanno sempre fatto conferenze stampe da soli. Va detto che all'inizio Conte le faceva su Facebook e poi ha capito che era meglio, diciamo, una sede più istituzionale. Alessandro Pandolfo dice: quanto l'informazione mediatica può influenzare il pensiero degli ascoltatori in un periodo come questo? E così via, diciamo, i nostri interlocutori via via sono interessati dal ruolo di mediazione che il sistema della comunicazione esercita tra gli esperti e i decisori. Bene, perfetto. Intanto voglio avvertire i nostri amici che ci seguono che la maratona è già arrivata a 1 ora e mezza però non siamo vicini ancora al traguardo, e quindi penso che taglieremo il traguardo almeno fra 3/4 d'ora. Ma mi pare che comunque non ci stiamo annoiando, perché grazie agli interlocutori del professor Perconti
le riflessioni, i suggerimenti hanno una profondità che stanno conquistando, ne sono sicuro, gli ascoltatori. Allora, io sono molto contento di avere qui anche in questo grande gruppo il professor Emanuele Castano dell'Università di Trento, ordinario di psicologia sociale, che è stato anche direttore di dipartimento alla New York School for Social Research, e che ama definirsi uno psicologo sociale. Perché sono contento di avere lei? Perché ho scoperto che lei usa un po' la letteratura d'autore come strumento per avvicinare anche la filosofia ai suoi studenti, e addirittura che riescono meglio nella vita le persone addestrate con la letteratura d'autore che non con quella popolare. Da questo che vorrei partire, perché se così è, vuol dire che la letteratura d'autore non è solo un gingillo per pochi eletti, ma un valore sociale. È così? Sì, diciamo che il nostro pensiero è evoluto. Infatti, con un mio amico e collega Pietro Perconti stiamo per pubblicare proprio questa settimana un altro articolo a questo riguardo. In realtà sono 2 anni che studiamo queste domande. Fondamentalmente non necessariamente la letteratura d'autore è meglio, però diciamo che rispetto a quella popolare ha degli effetti diversi. Io come psicologo sociale, psicologo cognitivo, mi sono occupato fondamentalmente di come questi prodotti culturali influenzano il modo in cui noi pensiamo, soprattutto in ambito sociale, come percepiamo gli altri, come percepiamo i nostri gruppi religiosi, etnici, come percepiamo noi stessi e le istituzioni, che in questo caso chiaramente hanno un'importanza è molto rilevante per il dibattito che stiamo avendo. In realtà ci sono probabilmente due forze, come anche qui, tra i coraggiosi e i cauti, diciamo. Da un punto di vista, diciamo che la letteratura, così come per esempio il film d'autore, nelle ultime ricerche dimostriamo, ha questa tendenza e ci spinge a cercare di capire le altre persone. Noi chiamiamo in psicologia questo concetto teoria della mente, fondamentalmente cercare di capire quali sono le emozioni, i stati mentali, i pensieri, le intenzioni delle altre persone, e ci aiuta in questo compito, che fondamentalmente è una capacità fondamentale degli esseri umani da sempre, fa parte della nostra evoluzione e ci caratterizza rispetto anche agli altri animali. Perché abbiamo una vita sociale estremamente complicata e quindi abbiamo continuamente bisogno di capire gli altri intorno a noi. Quindi è vero che le nostre ricerche, da un certo punto di vista, dimostrano che la letteratura e il film d'autore, per esempio, aumentano questa capacità. Dall'altra, però, io di fatto ogni volta che parlo di queste ricerche faccio molta attenzione, tutto quello che viene considerato romanzo popolare, quello che abbiamo chiamato in inglese la popular fiction, e comunque anche i film hollywoodiani, diciamo, hanno un valore più di intrattenimento, svolgono altre funzioni che secondo me sono altrettanto importanti. Praticamente creano coesione sociale, creando e anche mantenendo stereotipi che possono essere anche problematici, però hanno quindi una funzione di creazione di comunità. È un po' come se pensiamo all'arte, pensiamo all'avanguardia nell'arte, come che ci continua a distruggere e a riproporre e a mettere in discussione delle categorie, mentre altre forze sociali tendono a costruirle e mantenerle. Quindi è una tensione tra queste due forze che è importante, più che una gerarchia, diciamo, di letteratura verso alta, diciamo così, verso popolare, che è assolutamente... possiamo fare un esempio, professore, fra letteratura d'autore e romanzi popolari? Lei a quali pensa, per esempio? Ma noi abbiamo fatto... Io sono un ricercatore empirico, quindi faccio esperimenti e quindi raramente mi stacco dai dati che ottengo. Però, per esempio, io posso fare degli esempi. Noi abbiamo utilizzato nei nostri esperimenti autori, siccome gli esperimenti sono stati fatti finora tutti negli Stati Uniti, dove risiedevo e ho insegnato per più di 15 anni, fondamentalmente autori, diciamo, come Don DeLillo, grande autore americano contemporaneo, è un autore, diciamo, che viene considerato un di letteratura, mentre un'altra autrice tradotta e molto famosa anche in Italia è per esempio Danielle Steel,
anche lei americana, che ha venduto milioni e milioni di copie con i suoi romanzi. Quindi sono romanzi, da un lato, alcuni che fondamentalmente ci forzano, in quanto non seguono schemi ben precisi, ci forzano a considerare la persona e lo stato mentale della persona, a capire qual è il senso di quello che sta succedendo. Mentre altri romanzi... Stavo cercando di capire, Elena Ferrante, dove la collocherei, se fra la letteratura o il romanzo popolare. Elena Ferrante è molto difficile, molto difficile. Una delle mie autrici preferite, contemporanee, sicuramente italiane. Io la metterei più dalla parte del popolare, in quanto ci fa una descrizione molto dettagliata, interessante, affascinante di una realtà, soprattutto se pensiamo alla sua serie di libri dell'amica geniale, diciamo, di un periodo storico che, insomma, per gli italiani della nostra generazione è molto interessante, però diciamo che non ci rinforza anche nella nostra visione delle categorie sociali, quindi la metterei piuttosto nel popolare, diciamo. Come entrano in gioco questi due diversi modi di raccontare i fenomeni nel caso del contagio? Noi conosciamo tanti, c'è un filone, diciamo, sia letterario sia cinematografico, che è catastrofista. C'è invece un modo di raccontare questi fenomeni, diciamo, più simile alla letteratura d'autore. Diciamo, lo stile con cui la pandemia viene raccontata e verrà raccontata avrà un'influenza nel modo in cui supereremo la fase della pandemia? Allora, Pietro, mi sa che ti darò una risposta che non ti aspetti su questa cosa, perché da un punto di vista, rispetto alla tua domanda precisa, io non ho molto una risposta, perché diciamo che il mio lavoro non si occupa di livello, come sai, di contenuti di questi romanzi, della letteratura, però ti darò una risposta, secondo me, che ha senso rispetto a questa domanda, che ha a che vedere con la complessità del pensiero, fondamentalmente. Come sai, abbiamo un articolo adesso che uscirà tra questa settimana, penso, un articolo scientifico in cui dimostriamo che confrontarsi con un tipo di letteratura e con dei prodotti culturali di un certo tipo aumenta la complessità, la nostra capacità di pensare in modo complesso. Da un certo punto di vista mi avrebbe voglia di dire che questo ci aiuta in questa fase di pandemia. In realtà io mi schiererò più con i cauti di quello che ho sentito stamattina, nonostante io vorrei essere un coraggioso, vorrei che tutti gli altri fossero cauti in modo che io possa diventare e continuare ad essere coraggioso. Questa è la mia spiegazione, è questa. Viviamo, e io, diciamo, le altre cose di cui mi occupo sono di presa di decisione, no? Come psicologo sociale. E una cosa che ho imparato e che ho insegnato per 20 anni, fondamentalmente, è che noi siamo, gli esseri umani sono pessimi per quanto riguarda la presa di decisioni, in tutti gli ambiti, dall'ambito finanziario all'ambito della salute. Io non mi fido, fondamentalmente, non mi fido nemmeno di me stesso. Quindi il discorso, per quanto riguarda prendere decisioni che abbiano senso, soprattutto quando confrontate situazioni complesse come quella della pandemia. Io fondamentalmente sono affiliato a un laboratorio CNR qui a Palermo e il direttore Giuseppe Diamonte è un biologo. Io, se voglio diciamo, capire meglio quello che sta succedendo e avere delle dritte su come fare, mi rivolgo a lui, non cerco di capirlo io stesso, perché la situazione è molto complessa, viviamo in una società complessissima e queste cose sono fondamentalmente difficilmente comprensibili anche per persone che hanno il tempo e la voglia di capirne di più. Quindi dal mio punto di vista, diciamo che l'idea dell'esperto è fondamentale. Io diciamo che non mi fiderei degli esperti in questa fase. Chiaramente, come è stato detto, il ruolo della politica è importante nel decidere quali sono le priorità, ma non nel come organizzarsi per soddisfarle. Quindi diciamo che il mio lavoro sulla letteratura e sui film ti può aiutare a capire come sviluppare un pensiero più complesso o meno, ma ci sono situazioni come quella attuale, secondo me, in cui bisogna diciamo fidarsi, e difatti nell'intervento precedente si parlava di fiducia, fondamentalmente, ed è un problema, perché, come è stato appena detto, siamo purtroppo in un periodo storico in cui c'è stata una severa diminuzione di fiducia sia nell'apparato, diciamo, nel mondo della scienza, sia nel mondo della politica. Quindi questa è un'altra questione che dal punto di vista psicologico sociale è molto interessante, ed è un peccato che proprio sia arrivato in un momento in cui
a causa delle fake news, a causa delle teorie di complotto, così siamo fondamentalmente come pubblico in Italia e in tutto il mondo. Io sono cittadino americano anche, quindi giornalmente confronto la situazione negli Stati Uniti a questa che stiamo vedendo in Italia, molto simile sotto alcuni aspetti, ma fortunatamente anche molto diversa, nel senso che secondo me a livello di leadership politica e di contributo della comunità scientifica la situazione in Italia è stata più chiara di quello che sto osservando negli Stati Uniti. Bene, io le sono molto grato, professor Castano, anche perché mi ha aperto un mondo per quanto riguarda il rapporto fra letteratura e filosofia. Io andrei avanti se il professor Perconti è d'accordo, perché abbiamo il professore Illitterati, Luca Illitterati, che è il presidente, buongiorno, presidente della Società Italiana di Filosofia Teoretica. Ma abbiamo in linea, credo siano già arrivati appunto, il professor Massimo Dell'Utri, che è il presidente della Società Italiana di Filosofia Analitica, ben arrivato, e abbiamo anche la professoressa, dovremmo avere la professoressa Gloria Origi, che da Parigi, eccola qui, grazie per essere con noi, la direttrice di ricerca dell'École Normale Supérieure, della Scuola degli Alti Studi e di Scienze Sociali, un'italiana a Parigi l'abbiamo definita. Vabbè, adesso però, prima di passare a loro, andiamo a Luca Illitterati, che forse non crede al buon senso delle persone, nemmeno lui, perché mi pare che abbia criticato recentemente anche Giorgio Agamben, che è un altro grande filosofo, il quale paventa il rischio di una lenta, silente abitudine a una vita a distanza, che teme addirittura la possibile degenerazione dei rapporti umani attraverso appunto le regole e tutto quello che è accaduto in questa fase di emergenza. E invece, professor Illitterati? Intanto grazie per l'invito e per questa occasione. Allora, grazie a lei. No, la mia questione è innanzitutto riguarda le due categorie che abbiamo chiamato in causa, no? Cioè quella di coraggiosi e cauti. Mi ha fatto piacere quello che diceva prima Pietro, e cioè non si tratta di un'alternativa. Ce l'hai congiunzione. Sì, ma di una congiunzione, no? Ed è interessante perché, attenzione, il contrario di coraggio non è la cautela. Il contrario di coraggio è l'avventatezza, è l'imprudenza, la temerarietà. E il contrario di cautela non è appunto il coraggio, ma è l'imprudenza, appunto. Allora, io credo che esista un coraggio della cautela, cioè un essere che il coraggio sia davvero tale solo se è cauto, cioè se sa essere cauto. Un coraggio che non è cauto è un disastro, è l'andare incontro al delirio in qualche modo, no? Allora, partendo da questo, io credo che il compito, se mai ha un compito la filosofia in circostanze di questo tipo, sia quello di provare a ragionare appunto sulle parole che chiamiamo in causa in questi nostri dibattiti, sul tentativo di a me piace sempre dire che la filosofia in qualche modo mette in discussione il noto, cioè cerca di ragionare su tutte quelle parole che noi abitualmente diamo per scontate. Da questo punto di vista, credo che uno dei compiti della riflessione filosofica sia anche quello di uscire da alcune astrazioni che all'interno di questi discorsi spesso emergono. Lei ha citato prima la questione di Agamben, che vale la pena in qualche modo ricordare perché ha avuto una eco internazionale straordinaria, no? L'argomento di Agamben, da un certo punto di vista, è molto semplice. Cioè, l'argomento di Agamben è: in nome di quella che lui chiama la nuda vita, e cioè la mera vita, la mera sopravvivenza biologica, siamo disposti, o almeno la maggior parte dei cittadini si sono dichiarati disposti, a rinunciare a ciò che c'è di più essenziale nella vita, e cioè la libertà, e cioè la propria, quella che Aristotele chiamava la vita buona, cioè la vita piena, la vita carica di qualche cosa che non è solo il suo lato meramente biologico.
Ecco, la mia impressione è che in questo discorso si mettano in campo due astrazioni che in realtà non corrispondono alla concretezza della realtà. Non esiste, secondo me, una nuda vita da una parte e una vita piena dall'altra parte. Ma la vita è sempre questa intersezione, per così dire, di dimensione biologica e di dimensione sociale, di dimensione, come dire, organica, se vuole, e di dimensione psichica, di dimensione relazionale. Separare questi due elementi e ritenere che chi è cauto è disposto solo a salvare la nuda vita e chi è coraggioso invece sta dalla parte della vita piena, della vita buona, non fa un buon servizio. Non fa un buon servizio perché separa ciò che non è separato, e cioè separa una dimensione meramente biologica che nell'essere umano non è separabile dalla sua vita. Non esiste la separazione del biologico dall'umano, dal biologico dal sociale, dal culturale nell'umano. Noi siamo sempre immersi in una vita che è insieme biologica e culturale. E se ci muoviamo dentro a quella astrazione, secondo me, rischiamo di non avere buoni strumenti per analizzare la situazione che stiamo vivendo. Ma andando oltre le riflessioni di Agamben sulle devastazioni prodotte, lo dice lui, devastazioni prodotte dalle norme emergenziali, c'è comunque, professore, il rischio di arrivare a una quieta e acritica sottomissione dei cittadini alle norme emergenziali? Sì, la ringrazio di questo, perché a me quello che interessa in questo momento, devo dire, non è tanto come stiamo vivendo il momento emergenziale, che è un momento caratterizzato da un'estrema incertezza, no? In cui anche le norme sono continuamente sottoposte a revisione. Insomma, dobbiamo anche essere aperti, io credo, in questa fase all'incertezza. Ma è come pensiamo di uscire da questa situazione? Il grande pericolo che c'è, secondo me, e su cui Agamben ha ragione a richiamare l'attenzione. Il grande pericolo che c'è è che quello che, come dire, che alcune delle norme che caratterizzano o alcune delle prassi, ecco, che caratterizzano la nostra vita di questi giorni diventino abitudine, diventino qualcosa che si incista nella nostra dimensione collettiva e sociale, no? E su questo credo che l'attenzione debba essere molto alta e che la filosofia su questo abbia anche una funzione davvero di critica, vorrei dire, no? Nel senso di essere continuamente attenta a fare in modo che ciò che viene presentato come eccezionale ed emergenziale non sia semplicemente il banco di prova di qualche cosa che tende poi a diventare norma, a diventare normale, a diventare ciò che costituisce la nostra vita quotidiana. No? Io quindi credo condivide, professore, le riflessioni che facevamo poc'anzi sulla tentazione delle derive autoritarie, pensando non all'Italia, ma a Orban e all'Ungheria. Indubbiamente c'è, bisogna stare attenti, ma io credo che dobbiamo stare attenti, guardi, anche a qualcosa che ci riguarda da vicino, all'Italia, al modo. Io in questi giorni ho fatto una riflessione che so non trovare tutti d'accordo, ma insomma sulla didattica online, no? E sul modo in cui l'università ha fatto questo sforzo terrificante, eccezionale, di trasferire tutti i propri contenuti all'interno dell'online. Straordinario. Attenzione però, perché se questo vogliamo farlo diventare la norma, secondo me ci sono dei pericoli potenti in questo, e cioè per esempio che si creino università in cui le persone possono permettersi di andare
a lezione e quindi università di serie A, e università in cui invece le persone non vanno a lezione ma ricevono le lezioni solo online e che rischiano di diventare università di serie B, che magari costano meno, che magari entrano in una diversa relazione con le altre. Beh, questo è un pericolo concreto, e se noi non stiamo attenti, in qualche modo l'abitudine di questi giorni rischia di diventare una prassi. Bene, io le sono molto grato, e prima di passare la parola al professor Massimo Dell'Utri, che credo sia già collegato, bene, lo vediamo, sì, eccolo, grazie professore per essere con noi. Vediamo se Pietro Perconti vuole aggiungere qualche commento, qualche riflessione arrivata via Facebook sui commenti. Oh, beh, diciamo così, volevo soltanto fare una osservazione incoraggiante. Da un lato va bene, il professore Illetterati è esperto internazionale di Hegel e ha, diciamo, evidenziato l'intento nascosto che c'era nel sottotitolo, che era quello un po', diciamo, tra Hegel e Aristotele. Aristotele dice che le virtù sono atteggiamenti mediani, e Hegel ci spinge a considerare le opposizioni da un punto di vista ulteriore, e in effetti era, diciamo, il retroterra della nostra discussione, anche per questo che qualche volta l'abbiamo, diciamo, artatamente drammatizzata, sì. Come quando abbiamo contrapposto il professor Voltolini e il professor Manzotti, o quando io contrapponevo i dati della diarrea a quelli della pandemia contemporanea, quando parlava il professor Spinelli. Dall'altro lato mi piace evidenziare che diversi interlocutori ci chiedono se ci sarà una seconda puntata, diciamo che la carne al fuoco è moltissima, e in effetti non siamo neanche riusciti a coinvolgere tutte le associazioni scientifiche e tutte le persone che avremmo potuto, ma naturalmente dipende semplicemente dalla limitatezza delle energie che siamo riusciti a mettere in campo in pochi giorni, e testimonia l'interesse che i nostri interlocutori stanno manifestando durante questa diretta. Quindi ci prepariamo alla maratona 2. Professor Perconti, lei mi preoccupa. Bene, io sono veramente contento di avere il professor Massimo Dell'Utri con noi, e lo sono anche perché ho colto un entusiasmo anche in Treccani, dove Massimo Brai e Loredana Lucchetti erano contenti. Ah, ma c'è anche Dell'Utri, il nostro amico. Bene, certamente è un amico della Treccani, professor Dell'Utri, ed è presidente della Società Italiana di Filosofia Analitica. Lui sta a Sassari, ma a me interessa partire subito da un tema che mi sta particolarmente al cuore, professore, visto che lei, con l'inganno assurdo, lavorando sul realismo e fallibilismo, sulla teoria della verità, e io vorrei chiederle: ma chi stabilisce qual è la verità? Chi la certifica? E in questo momento credo, proprio rifacendomi al tema affrontato poc'anzi, credo che questa certificazione della verità sia un nodo che non so se è possibile sciogliere, ma io le faccio la domanda. Beh, grazie innanzitutto di questo coinvolgimento. E la domanda è centrale: chi stabilisce la verità? Ma naturalmente si parla di verità in modi diversi a seconda del contesto in cui ci troviamo, perché possiamo trovarci in un contesto scientifico, ci possiamo trovare in un contesto artistico, anche lì c'è un certo tipo di verità, ci possiamo trovare in un contesto morale, anche lì c'è un tipo di verità, ma in generale io direi la verità va, fermo restando che nel contesto scientifico c'è il mondo, la realtà oggettiva che stabilisce ciò che è vero e ciò che è falso, ma in generale appunto ci sono gli esseri umani, e nell'ambito degli esseri umani gli esperti dei vari settori, gli esperti sono stati citati da vari colleghi qui,
e con diverse tonalità. Ci sono stati, per esempio, mi sembra il collega Manzotti esternava una qualche perplessità sul ruolo degli esperti, ma invece io direi gli esperti hanno un ruolo molto importante in tutto questo, perché ovviamente a chi altri dovremmo rivolgerci se non agli esperti settore per settore? Il problema forse è questo, che si ha una immagine sbagliata degli esperti. Il fatto è che gli esperti si possono sbagliare. Gli esperti sono esseri umani, quindi anche quello che dicono va preso cum grano salis. Ma appunto quello che noi possiamo, diciamo così, utilizzare come, diciamo, morale da trarre dalla fine di questa fase 1 alle soglie di questa fase 2 sono diverse cose, tra cui anche questa questione degli esperti e il ruolo della scienza. Tre cose direi possiamo vorrei evidenziare rispetto a questa, a quello che possiamo aver imparato nella fase 1. La prima è appunto questa atmosfera, questa sensazione, questa dimensione di lentezza che per forza di cose l'isolamento ci ha fatto sperimentare e che ci ha dato la possibilità, l'opportunità di concentrarci in noi stessi. Si diceva, sì, tantissimo, abbiamo visto sui media tante persone che dicevano approfittiamo per leggere, approfittiamo per seguire dei nostri hobby, eccetera, eccetera. Molto pochi, se non alcuni, mi viene in mente un critico letterario, Filippo Laporta, che ha una sua sensibilità filosofica, ma molto pochi hanno sottolineato il fatto che sì, leggere è importante, per esempio, ma non basta, perché importante è riflettere. E questa è in qualche modo una delle opportunità di cui noi dobbiamo fare tesoro, se non l'abbiamo fatto ancora, per portarci avanti nelle fasi successive che ci aspettano. Un'altra questione, dicevo la seconda delle tre, è appunto il ruolo della scienza, la questione scientifica in tutto questo discorso della pandemia. Abbiamo visto che qui periodo di pandemia, la scienza ha un ruolo centrale, ovviamente. La scienza, e dunque mi riferisco di nuovo agli esperti, la scienza diventa una delle principali discipline che in questo momento ci debbono dire cosa fare. Ma di nuovo, come stavo dicendo prima, la scienza va presa cum grano salis, anche gli scienziati, gli esperti, gli scienziati naturali, gli scienziati sociali, in tutti i contesti in cui noi vogliamo considerare le discipline scientifiche, si possono sbagliare. E quindi sta a noi sviluppare quello spirito critico che è il compito della filosofia a raffinare. Qui è stato sottolineato da il collega Illetterati, per esempio. Tra l'altro io, il fatto di venire un po' in coda di tutta questa maratona dà la possibilità di fare tesoro di varie interventi, degli elementi principali dei vari interventi fatti prima. E il terzo elemento, e quindi ecco, importanza della scienza è diventata centrale per noi, la considerazione della scienza, ma ovviamente altrettanto importante è come noi riceviamo la scienza, e sta a noi, al nostro spirito critico. E un'altra questione, anche questa toccata dai letterati, gli strumenti informatici, anche questa è una cosa che dobbiamo considerare, a mio avviso, uno degli elementi di cui fare tesoro della fase 1. Hanno avuto una grandissima importanza, ma anche questi vanno presi cum grano salis, per appunto i letterati ha paventato una delle possibili risvolti negativi. Ma appunto, una volta sottolineato i possibili risvolti negativi degli strumenti informatici, secondo me vanno esaltati anche quelli positivi. E quelli positivi, per esempio, che sono di ordine sia pratico sia morale, se mi si permette questo termine.
pratico perché, beh, pensiamo, lei ha citato l'enciclopedia Treccani, pensiamo solo all'enciclopedia Treccani e l'importanza che l'enciclopedia Treccani e tutte le istituzioni culturali importanti come l'enciclopedia Treccani, ovviamente non è la sola, hanno in tutto questo, nel fatto di mettere a disposizione, c'è un portale Treccani carico di informazioni certificate di carattere scientifico e non, sono quelle istituzioni che ci danno la cultura e su cui noi ci possiamo basare in questo appunto disorientamento iniziale che ci può creare la pandemia, perché abbiamo bisogno appunto di un punto di ancoraggio, di una bussola che ci lasci orientare. Lo strumento informatico tipo il portale Treccani e tipo i vari progetti che la Treccani ha fatto e ha in piedi, penso, per riallacciarmi all'intervento di Francesca Piazza, il progetto Le parole valgono, e Francesca Piazza si è soffermata moltissimo sulla questione appunto delle parole. E poi quindi questo come ausilio, un'importanza pratica degli strumenti informatici. E poi c'è anche un aspetto morale, perché gli strumenti informatici sono appunto degli strumenti, e gli strumenti si possono usare bene, si possono usare male. E questa è una formidabile occasione che la scuola, l'università, tutte le istituzioni educative hanno per insegnare all'uso della rete, all'uso degli strumenti informatici, perché spesso, come si è visto, e anche tristemente, quello che si dimentica, quel che gli utenti degli strumenti informatici, dei social media per esempio, dimenticano, è che ci sono persone dall'altro lato, non ci sono solo loro. C'è sì uno schermo che li allontana ovviamente dalle altre persone, ma dall'altro lato ci sono persone che vanno trattate esattamente allo stesso modo da un punto di vista, e qui la questione morale, che hanno gli stessi diritti che hai tu, diciamo così, e tu hai la responsabilità di quello che dici e che fai usando gli strumenti informatici. E qui ritorniamo appunto alla filosofia, che poi è quello che motiva per lo più questo nostro appuntamento, questa nostra maratona. L'importanza della filosofia. La filosofia, è stato detto, è il principale compito della filosofia è quello di raffinare il nostro spirito critico, il nostro senso critico e autocritico. La questione della critica e dell'autocritica vanno a braccetto, non si possono mai scindere. E quindi appunto questo fa il paio con la questione della responsabilità individuale che abbiamo noi delle nostre azioni, sia sul web che offline, diciamo così. E mi viene in mente, a proposito della filosofia, una considerazione che ha fatto un filosofo contemporaneo, morto da poco nel 2016, Hilary Putnam, che ha cercato di riflettere su che cos'è la filosofia, che cosa fa la filosofia, e ha individuato due possibili, tra le tante che si possono individuare ovviamente, definizioni di filosofia. Una offerta da Wilfried Sellars e un'altra da Stanley Cavell, altri due importanti filosofi contemporanei. Sellars diceva che lo scopo della filosofia è quello di comprendere come le cose stiano insieme, come le cose nel senso più ampio possibile del termine stiano insieme nel senso più ampio possibile del termine. E questo, dice Putnam, lo possiamo considerare come l'aspetto teoretico della filosofia, l'aspetto che ci spinge a conoscere come stanno le cose attorno a noi, nel nostro mondo. E poi c'è un aspetto che possiamo chiamare morale, questo è assolutamente importante, che più legato all'immagine, alla definizione di filosofia che ci dà Stanley Cavell, è che filosofia come educazione degli adulti, e dove appunto educazione degli adulti è raffinamento, sviluppo del proprio spirito critico, della propria sensibilità critica, educazione degli adulti, educazione a diventare adulti, perché appunto questo è un qualcosa che non finisce mai, come noi tutti in qualche modo sperimentiamo sulla nostra pelle e come stiamo sperimentando in questo periodo di pandemia. E questo è molto importante, perché è
questo ha un aspetto morale, perché è proprio questo aspetto, questa educazione a diventare adulti, che ci spinge a prendere in considerazione l'altro, le altre persone, il nostro prossimo, ci fa capire che abbiamo delle responsabilità nei confronti degli altri, ci dobbiamo prendere la responsabilità delle nostre azioni sul web e fuori del web, ci spinge a capire come mai noi giudichiamo in certi modi i comportamenti degli altri o i nostri stessi comportamenti, ci spinge a autocriticarci, a in qualche modo a porci la questione: è giusto o sbagliato quello che ha fatto quella persona lì? È giusto o sbagliato il modo in cui io sto prendendo quella persona lì? Questo, devo dire, è di una fondamentale importanza nelle nostre vite e in questo momento di pandemia in particolare. E vorrei concludere dicendo, sottolineando un aspetto che è venuto fuori da diverse persone, è venuto fuori per esempio da De Caro, è venuto fuori da Alberto Voltolini, è venuto fuori anche dal collega Castano. E cos'è questa questione? È la questione dell'arte. E non è un caso che appunto in questo discorso che stiamo facendo è venuto fuori una considerazione dell'importanza dell'arte in tutti i suoi aspetti, in letteratura non è che un caso, ma ho seguito con molto interesse quello che appunto il progetto di Castano sulla letteratura d'autore. Questo è molto importante a mio avviso, perché abbiamo detto pensiero critico, la filosofia deve sviluppare in qualche modo e raffinare il nostro pensiero critico, ci dà un metodo della filosofia, la filosofia non ci dà una ricetta ma un metodo che poi possiamo applicare in tanti campi diversi. Beh, un modo per raffinare questo spirito critico, questo esercizio del dubbio, anche questa è una cosa che è venuta fuori con i letterati, non dare la filosofia domanda lì dove uno dà le cose per scontato, no? Per cui non è ovvio ciò che è ovvio, si potrebbe dire. Ecco, proprio questo è spirito critico, proprio questo è esercizio del dubbio, ma appunto i dubbi possono essere buoni o cattivi e dunque ci vuole una certa capacità di capirlo. Ed è questo appunto, centrale il nostro spirito critico, ed è questo appunto quello che potrebbe la letteratura o le arti, l'esposizione alle arti, darci. Darci qualche cosa, sensibilità, una certa sensibilità, una certa capacità empatica, per esempio, che noi poi possiamo spendere nella vita di tutti i giorni. E abbiamo un tipo di conoscenza molto variegata, molto raffinata, noi esseri umani, che non si esaurisce con la conoscenza scientifica, non si esaurisce con quello che ci danno gli esperti che ci citavamo prima, ma è una conoscenza che ci può provenire in modi tutti suoi dalle arti, per esempio dalla letteratura. Questo in qualche modo è quello che mi premeva sottolineare, perché è questo quello che ci potrebbe dare quella famosa bussola di cui questo ancoraggio, questo modo di mitigare in qualche modo il disorientamento che inevitabilmente prende individui e collettività in situazioni come quelle di pandemia. Grazie davvero, professor De Lutri, fra le tante sue riflessioni, anche per una massima che condividiamo come strada degli scrittori: leggere non basta, occorre riflettere. Ma un ultimo, anche se è un po' tardi, e sappiamo che c'è la professoressa Origi che ci attende, e anche la professoressa Piazza, perché avevamo avuto quel disguido tecnico. Voglio però, professor De Lutri, prima di lasciarla, ritornare sul tema delle notizie e dell'informazione certificata. Certo, cosa c'è di meglio del portale Treccani per essere sicuri che qualcosa di buono arriva? Ma quindi il problema è riuscire a trovare, a discernere, come dire, le fonti alle quali rivolgersi, è così? Esattamente, quell'aspetto di spirito critico da raffinare che dicevo prima e che si può raffinare anche con la letteratura, forse direi soprattutto con la letteratura e con l'arte in generale, fa parte proprio di questo discorso, cioè del modo in cui riesco a orientarmi anche nel web, in questa congerie
quasi infinita di documenti, notizie, eccetera, dove ci sono quelle buone e quelle cattive, quelle certificate e quelle non certificate. Il famoso problema delle fake news sostanzialmente è proprio questo qui. Allora io, per non cadere, diciamo, preda di produttori di fake news, devo sviluppare questo senso critico qui. E questo è assolutamente centrale nelle nostre vite in generale, e in particolare se andiamo appunto in giro a cercare punti di orientamento. Alla fine, un punto di orientamento, alla fine sta tutto in noi. Sta tutto in noi, e posso concludere così, ho visto che diversi colleghi non sono d'accordo su questo che sto per dire, nel nostro buon senso. Il nostro buon senso è centrale in tutto questo, perché appunto quello che ho detto sostanzialmente si riferisce al buon senso, questo qualcosa di impalpabile, di non insegnabile, che però possiamo acquisire per altri modi che non sono quelli tipo un manuale. Non esiste un manuale del buon senso, non sono cose che puoi esplicitare in full, in pienamente, e poi insegnare, ma sono cose che puoi raffinare e acquisire col tempo. La letteratura. Grazie ancora, professore, grazie ancora. Grazie. Io non vorrei rubare troppo tempo alla professoressa Origi, che ci aspetta e che forse fra poco vediamo, ma Pietro Perconti, quanti messaggi e che messaggi sono arrivati negli ultimi minuti? Beh, parecchi, diciamo. Silvano Messina apprezza la prospettiva del professor Dell'Utri, che ha demitizzato la nozione di verità, diciamo, contestualizzandola, diciamo, anche Maria Nicoletti e Melania Scorrano apprezzano, diciamo così, il senso di modestia, cioè l'idea che la filosofia serve nelle circostanze attuali perché amplifica il senso critico, educa il buon senso e nello stesso tempo spinge la scienza ad essere modesta. Queste mi sembrano i suggerimenti principali che ci vengono dai nostri interlocutori. Approfitto per salutare Gloria Origi, grazie davvero per essere con noi. Gloria è un'esperta di tante cose, tra cui anche epidemiologia delle credenze. La epidemiologia delle credenze e il modo in cui si formano le credenze, per esempio il modo in cui si forma la reputazione delle persone, dei gruppi, delle entità collettive, ha parecchie analogie con il modo in cui funzionano i virus, quelli biologici. E ci potrà anche raccontare com'è la pandemia vista da Parigi, visto che lei, la professoressa Origi, ci sta parlando da Parigi, dove è uno dei numeri uno della scuola normale superiore, della scuola degli alti studi e di scienze sociali. Però io so anche che la professoressa Origi ama molto la Sicilia, e in particolare che un po' del suo cuore sta a Sambuca di Sicilia, il borgo dei borghi, me lo diceva Franco Nuccio, il nostro collega giornalista dell'ANSA, e anche il sindaco Leo Ciaccio. Insomma, ci racconti, professoressa, in coda alla maratona, ci aiuti a misurarci con una riflessione complessiva, anche se, lo ricordo al professor Perconti, se nel frattempo facciamo il punto su chi può eventualmente intervenire di nuovo brevemente a chiusura totale della maratona. Ricordo che c'è la professoressa Piazza, ma il professor Perconti può fare da trait d'union, mentre diamo la parola alla professoressa Origi, che ha studiato molto tanti temi che sono attualissimi, dall'accelerazione digitale alla mobilità come rivalutazione del locale in questo momento, alla fiducia che è contrapposta a quel distanziamento che è contrario forse allo zoccolo della vita comune, ma anche il tema della libertà, che oggi in qualche caso, lo abbiamo visto durante la maratona, fa pugni con il tema della sicurezza, e la privacy che forse è in qualche modo insidiata. Prego, professoressa Origi. Grazie mille di questo invito, che parte appunto dalla Sicilia, che è una specie di mia seconda patria, per quanto potrò frequentarla quest'estate, che adesso sembra che si possa viaggiare in Europa. La cosa che è interessante, direi, che
Lei mi chiedeva come viviamo la pandemia qui a Parigi. Beh, la viviamo come la vivete voi, nel senso che questo sconvolgimento globale ci ha resi molto più vicini, in un certo senso, ci ha resi molto più vicini dalle esperienze che spesso sono invece gestite a livello nazionale. In questo caso, appunto, l'esperienza emotiva di questa pandemia è stata divisa a livello addirittura globale. Quello che mi piacerebbe capire, penso che sia il ruolo anche della filosofia in questo ambito, è capire come siamo cambiati noi, cosa è cambiato in noi. Non ci si può pensare che siamo noi stessi, ci è arrivata addosso questa cosa e così come siamo dobbiamo reagire a questa cosa. Questa cosa ci ha cambiato profondamente, ha invertito profondamente alcuni valori e alcune relazioni che fanno la nostra esistenza in quanto individui. E vorrei soffermarmi su alcuni punti, ma riprendendo anche cose che sono state dette, e soprattutto è stato detto molto sulla responsabilità, che cos'è l'agire responsabile, in che senso essere cauti o essere coraggiosi è responsabile oggi. Io mi situo tra l'altro tra i cauti, non sono coraggiosa, penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro di quello che la filosofia già ci dice sulla cautela, che poi è stata trasformata in un principio, anche un principio legale, che è il principio di precauzione. Mi sembra che in questo periodo sia esperti che non esperti hanno dovuto insistere sul principio di precauzione, perché appunto è un principio di ignoranza, se volete. Sono stati un po' poco cauti, mi pare, anche Macron a Parigi o Johnson a Londra. Macron all'inizio sì, è stato poco cauto, per poi rivedersi in tempo, insomma. E io penso, nonostante Macron rispetto a Conte, che ha guadagnato successo in questo periodo, Macron ha perso consenso, penso che in realtà sia una punizione eccessiva per Macron che questa crisi sia stata gestita professionalmente e bene in Francia, anche con una trasparenza rispetto all'informazione scientifica che non abbiamo avuto in tutti i paesi, insomma. Una commissione scientifica che parlava. I virologi in Francia hanno litigato meno di quanto sia accaduto in Italia? Ma i virologi, ci sono stati casi di personaggi come la discussione sulla clorochina, che è stata tipicamente francese, insomma, con questo grande personaggio, diciamo, a Marsiglia, che il dottor Didier Raoult, che ha sostenuto l'efficacia della clorochina contro la posizione, diciamo, ufficiale degli esperti, e questo ha scatenato tra l'altro un dibattito molto interessante proprio sulla scienza e proprio su che cosa dobbiamo intendere per scienza. E quindi di discussioni ci sono state, ma questo per ricordare che la scienza è un'attività aperta, proprio quello a cui noi siamo stati esposti, siamo stati esposti all'apertura della scienza, non a un expertise autoritario. Abbiamo avuto voci discordanti e per la prima volta abbiamo dovuto anche gestire queste voci discordanti con il nostro buon senso. Quindi vuol dire che davanti alla scienza non arriviamo ciechi, con una fiducia cieca. Davanti alla scienza, se la scienza è protagonista, come è stata protagonista in un modo nuovo in questo periodo, il nostro spirito critico si può esercitare proprio perché la scienza non ha consenso assoluto, non è una voce sola, e la scienza come attività aperta è qualcosa da ricordare, insomma. Non dobbiamo pensare che sia un'attività che ci chiude la discussione dandoci una posizione che è quella per tutti. Siamo stati esposti al dibattito scientifico in vivo, cioè esattamente così com'era, scoprendo che appunto non c'è un consenso, non c'è una sola fonte di verità, ma per procedere criticamente bisogna avere un dissenso. Proprio questo è quello che ci insegna la scienza, questo è un messaggio che secondo me è molto importante, di cui dovremmo fare tesoro, insomma. Cioè noi, come diceva giustamente Pietro Perconti, usciamo da anni di
diciamo sbeffeggiamenti sulla scienza, gli antivaccini, il dibattito sul cambiamento del clima, in cui diciamo la scienza aveva perduto credibilità e la fiducia nella scienza sembrava corrosa. Ora, in una fase in cui la scienza è diventata ovviamente protagonista dell'informazione, in questo momento c'è stata una sovraesposizione scientifica, ci siamo resi conto appunto che non è il sì e il no che possiamo tirare fuori dalla scienza, non è questo funziona, questo non funziona, ma è un dibattito aperto nel quale dobbiamo imparare ad orientarsi. Poi abbiamo visto tutta una serie di altre inversioni, diciamo fiducia sfiducia nella scienza, ma anche per esempio responsabilità dell'azione digitale. Ci siamo trovati in un momento di accelerazione digitale impressionante, quello che stiamo assistendo qui oggi è uno dei risultati di questa accelerazione digitale. Chi se lo sarebbe aspettato un dibattito online di questo tipo soltanto qualche mese fa. E questo ha cambiato valori, ha cambiato percezioni sulla nostra, su che cosa significa uno spazio pubblico. Stiamo vivendo oggi in questo momento uno spazio pubblico, stiamo ricostruendo quello che è uno spazio pubblico, oppure il pubblico vuol dire spazio fisico, la possibilità di muoverci nello spazio fisico. E poi comportamenti che potevano sembrare irresponsabili o antisociali, come l'isolamento digitale, il fatto di stare attaccati ai nostri telefonini, alle nostre tablet senza comunicare con gli altri, diventano di colpo comportamenti sociali, anzi diventano i comportamenti che ci garantiscono il minimo di socialità necessaria per una vita sana. Oppure pensate alla professoressa, penso proprio agli studenti che ci stanno ascoltando. In fondo, fino a 2 mesi fa, i professori li guardavano torvi, esatto, se si presentavano in classe con un telefonino e i messaggini che squillavano, perché bisognava sequestrarli. Oggi, se non ci fosse un telefonino, ogni ragazzo sarebbe fuori dal cerchio magico dell'informazione e delle lezioni online. Esatto, e pensate il rapporto di responsabilità con l'acquisto digitale. L'acquisto digitale, che è stato considerato un comportamento a lungo criticabile, irresponsabile, oggi diventa un comportamento responsabile perché diciamo permette di difendere, di proteggere, proteggerci dalle interazioni con gli altri, quindi dai possibili contagi. Ma la cosa che mi interessa di più, forse per concludere, perché poi sono l'ultima e poi vorremmo forse ridare la parola a chi è intervenuto dare la possibilità di replica a certe domande. Hai tutto il tempo che vuole. Grazie tante. Abbiamo parlato di relazioni di fiducia. La fiducia è una parola che è, Adriano Fabris ha parlato di rientro delle competenze e di fiducia, e diciamo che nella nostra concezione della vita comune una fiducia minima è reciproca, è indispensabile per condividere uno spazio. Le relazioni indifferenti, diciamo quelle relazioni che abbiamo con gli altri per la strada, insomma, che non si basano su rapporti stretti, ma si basano su un'indifferenza tollerata, si basano comunque su un piccolo zoccolo di fiducia, grazie alla quale non pensiamo di essere aggrediti dal nostro vicino metropolitana, né di essere investiti dall'auto che aspetta il suo turno al semaforo. Diciamo che la fiducia, come la possiamo definire? Io mi sono occupata di fiducia nel mio lavoro, insomma ho scritto un libro su questo tema, e la fiducia è un livello di vulnerabilità accettata da tutti nei confronti del potenziale rischio che comporta l'intraprendere una relazione con gli altri. E si dice che la fiducia sia il cemento della società perché ci consente di agire senza calcolare in continuazione i costi e benefici della relazione con gli altri, se no sarebbe impossibile senza questa senza l'economia, diciamo, che la fiducia ci permette nei rapporti con gli altri, sarebbe impossibile di continuare ogni volta che incontriamo una persona a calcolare se possiamo prendere il rischio oppure non prendere il rischio. Quindi dei meccanismi di microfiducia sono in gioco per far crescere una società coerente e coordinata soprattutto nelle azioni.
Ora, alla riapertura delle nostre città, Parigi è già riaperta, i negozi sono già riaperti, i ristoranti non sono riaperti, ma si possono fare take away, cioè tutti quanti si sono preparati un banchetto dove vendere i loro prodotti e poterli portare a casa. Abbiamo visto la riorganizzazione della vita sociale invece basata su relazioni di sfiducia, cioè basata su relazioni rispettose ma sfiduciate. Persone tenute a distanza di sicurezza una dall'altra, mascherine per evitare i contagi, soluzione alcolica per lavarsi le mani prima di toccare i prodotti nel negozio. Quindi la sfiducia, come quella diciamo di un controllo all'aeroporto per vedere se siamo armati, diventa un valore e una norma di coordinazione sociale. Non ci fidiamo degli altri a patto che essi non si fidino di noi, e così ci coordiniamo in un gioco di buon senso, di distanze nuove da maneggiare, che faranno parte a lungo delle nostre interazioni sociali. Che cosa faremo di queste relazioni sfiduciate, insomma, in che modo faranno parte del nostro vivere insieme nel futuro? Come si ricostruisce una fiducia in queste nuove distanze? Ultima cosa che vorrei soffermarmi è il tema della privacy. Sempre legato a quello della fiducia. La privacy è stato strano perché da un lato abbiamo tutti aperto le nostre case e quindi abbiamo reso pubblica la nostra intimità, no? Ci troviamo nelle nostre case, vediamo i nostri spazi interni, ci siamo trovati in una situazione di intimità globale, insomma, che ha anche degli aspetti emotivamente molto, molto interessanti. Dall'altro lato, sempre per difendere la nostra vita biologica, per riprendere le discussioni che appunto l'articolo di Agamben aveva provocato, dopo anni di dibattiti sulla privacy, su internet e la privacy, dopo anni di leggi create apposta in Europa, come il GDPR, per esempio, per proteggere la privacy dei cittadini, ci troviamo a essere aperti addirittura alla possibilità di tecnologie di e-tracking, per esempio, per sorvegliare i contagi intorno a noi, e quindi saremo disposti a condividere i dati sulla nostra salute, per esempio. Ci sono paesi che parlano di passaporto Covid oggi, cioè nel senso di rendere pubblici i dati sulla nostra salute. Quindi questo rapporto nuovo, sia con l'intimità sia con la privacy, penso che sia un argomento che abbiamo dato all'intimità una dimensione pubblica e abbiamo scontato, diciamo, la nostra privacy per ottenere sicurezza. Comunque credo che per tutti gli interventi sono ritornati sul punto: il trade-off tra libertà e sicurezza resta quello da affrontare filosoficamente in questo momento, senza gli estremismi di alcuni pensatori che hanno subito parlato di appunto regime di eccezione, di stato di emergenza. Io non credo che le derive autoritarie siano adesso il primo rischio che noi corriamo. La cosa su cui dobbiamo riflettere di più è come siamo cambiati noi rispetto a questi valori. Cioè come noi stessi siamo cambiati rispetto a questi valori. Noi non siamo le stesse persone che eravamo 3 mesi fa, abbiamo vissuto un'esperienza che si chiama, in filosofia per esempio, sono esperienze che si chiamano trasformative, come la guerra, come tante esperienze lo sono. In un'esperienza trasformativa alcuni dei nostri valori si invertono e quindi non possiamo ripartire da quell'individuo che eravamo 3 mesi fa. Siamo delle persone nuove con un'inversione di valori che si è provocata e dobbiamo ripartire da qui, ripartire da chi siamo oggi noi con questa esperienza trasformativa. Quali valori si sono invertiti? Privacy, accelerazione digitale, mobilità, globalizzazione, rapporto con gli altri, rapporto con la fiducia, e vedere a partire da questi nuovi individui che siamo
che cosa possiamo accettare, che cosa non possiamo accettare di quello che ci viene imposto poi dal regime normativo sotto il quale dobbiamo vivere. Stavo pensando che oggi, per come siamo cambiati, che oggi, molto più di prima, per entrare in un ristorante devo fidarmi delle norme di sicurezza sanitaria, ma pretendo che il ristoratore conquisti la mia fiducia, mentre fino a poco tempo fa erano i ristoratori che non gli fregava niente dei loro clienti, e se non ti vuoi sedere vai via, tanto ne entra un altro. Quindi cambiano tutti i rapporti. Cambia radicalmente. E ci siamo risvegliati come individui nuovi, insomma, e capire come viviamo questa prima di tutto dobbiamo capire non come si è trasformata la società siamo noi, quindi come ci siamo trasformati noi, come approcciamo una relazione appunto di fiducia o di non fiducia in questa nuova situazione, come approcciamo la scienza, come ci avviciniamo alla scienza oggi, comprendendo che la scienza non dà risposte, la scienza apre questioni, ma non dà risposte immediate. Bene, professor Perconti, a lei la parola. Grazie molto, Gloria. Innanzitutto, direi che è bene avviarci via via alla conclusione. Perché avevamo minacciato i nostri ascoltatori che si sarebbe trattato di una maratona, però non vorremmo finire come il maratoneta che arriva proprio morto alla meta. E direi di far così: innanzitutto richiamare in causa per un momento la professoressa Piazza, perché come si dice, sì, come diceva una vecchia pubblicità, certo, non si interrompe una emozione. E quindi diciamo la richiamerei in causa, e poi vorrei chiedere una sola battuta andando a ritroso, partendo dai primi che hanno parlato, vorrei chiamare in causa per una sola battuta i professori Manzotti e Voltolini per dirci soltanto se hanno un po' cambiato idea dopo questa discussione, e infine vorrei chiedere al nostro primo interlocutore Mario De Caro se riesce a mettere ordine nelle tre nozioni fondamentali che hanno abballato in questa discussione, cioè la nozione di equilibrio, responsabilità e di libertà. Però lei deve anche darci le ultime indicazioni sui messaggi che nel frattempo saranno arrivati prima di chiudere la maratona. D'accordo. Va bene. Allora a chi diamo la parola? Sì. Grazie di avermi ridato la parola, mi scuso per prima. Io vorrei approfittare della sfortuna, della sconnessione, per aggiungere una piccola cosa sulla base di quello che ho ascoltato, seppur ogni tanto perdevo dei pezzi, mettere in gioco una parola che è stata evocata, ma in fondo sullo sfondo, che è la parola incertezza, che secondo me si connette col tema della fiducia, col tema della scienza, del ruolo della scienza. E lo vorrei fare riprendendo un altro tema che è emerso negli interventi precedenti. A un certo punto più di uno ha messo in gioco, parlando di coraggio e cautela, le medietà aristoteliche, il giusto mezzo aristotelico. Io vorrei fermarmi un attimo su questo e ricordare una cosa che in realtà si sa, ma che spesso poi per sintesi si lascia sullo sfondo, che il cosiddetto giusto mezzo, che poi Aristotele non chiama mai giusto, perché se è il mezzo è giusto, non c'è mai l'aggettivo giusto, è il medio, ma il medio non è un punto fisso, non è il punto intermedio, non è a metà tra i due estremi. La difficoltà, cioè la virtù, qualunque virtù per Aristotele, la virtù è la capacità di gestire l'incertezza, di sapere di volta in volta, punto per punto, quale sarebbe questa medietà. E allora in una situazione come questa, così caratteristicamente individuata dall'incertezza da diversi punti di vista, il vero coraggio è sapere, credo, qual è di volta in volta il punto in cui collocarsi. Può essere che non c'è stato un momento in cui l'essere veramente coraggiosi significasse stare a casa
E forse momenti in cui invece adesso restarci troppo magari è da fobici, non lo so. Io questo non lo so con certezza. Credo che uno dei compiti che la filosofia deve continuare ad avere, o forse riprendere ad avere, è quello di educare all'incertezza, farla accettare come una condizione che è alla fine una condizione umana, che in certi momenti, io credo che questo sia uno di questi, emerga questa situazione di incertezza in modo forte, eminente, e non ci deve spaventare, insomma. Potremmo dire che forse, se posso riprendere, c'è una celebre frase, scusatemi, il paragone è forse assurdo, un celebre discorso di Roosevelt: l'unica cosa di cui non dobbiamo avere paura è la paura, forse l'unica cosa di cui non dobbiamo essere incerti è l'incertezza. Grazie comunque. Grazie a lei, professoressa. Grazie. Riccardo Vanzotti e Alberto Voltolini ci interessano per una battuta per capire se i nostri campioni delle due posizioni si sono avvicinati oppure si sono allontanati. Allora, al volo, visto che ho parlato prima io, la mia battuta è: l'illusione dell'assenza di rischio è un'illusione. E la vita è sempre una scommessa, bisogna avere coraggio di scegliere che cosa per noi ha valore. Quindi per me la vita richiede sempre un salto verso il futuro con coraggio, con fiducia, con responsabilità, però senza pretendere che la conoscenza elimini ogni rischio. Nella vita ogni passo c'è il rischio di inciampare, ma questo non significa che non si deve camminare e, aggiungo, correre. Alberto. Buon jogging. In una battuta devo dire che, appunto, pur condividendo l'idea che, appunto, non c'è nessuna incompatibilità tra coraggio e cautela, però sono molto colpito dagli ultimi discorsi che Gloria ha fatto sulla questione della fiducia, che ricorderei che la fiducia non è un salto nella fede. La fiducia è, appunto, come è stato detto più volte, qualcosa che si conquista, e si conquista sulla base delle informazioni. Quello che noi non abbiamo ancora rispetto a questo virus è, diciamo, un campo il più possibile completo di informazioni, maggiori informazioni, di maggiori informazioni, se disponiamo di maggiori informazioni, tanto più il nostro comportamento potrà essere attrezzato e articolato. Chiudo solo dicendo: pensate alla differenza tra questo virus e il virus dell'AIDS. Nel caso del virus dell'AIDS sai perfettamente quali comportamenti vanno evitati, diciamo, per non contrarre il virus. Qui non siamo nella stessa situazione, siamo in una situazione in cui, come dire, a poco veniamo ad avere ulteriori elementi, e quindi, appunto, per modulare i nostri comportamenti abbiamo bisogno di maggiore conoscenza possibile. Grazie. Prima di dare la parola finale a De Caro, che naturalmente starà tremando per questo ruolo di responsabilità di irenica che gli stiamo affidando, volevo dire che il tono complessivo delle cose ultime che ci dicono è altalenante. Cioè, da una parte i nostri interlocutori, mi lascerete lasciare da parte i nomi che adesso non hanno importanza, da una parte ci dicono dopo tutto, diciamo, il genere di riflessioni che state facendo sono elitarie. Cioè sono riflessioni astratte, sono elitarie e, diciamo, non tengono conto della nuda vita, per riprendere un'espressione che è stata menzionata anche in precedenza. E dall'altra parte invece ci sono quelli che dicono: ecco, benvenuto il ruolo della filosofia, diciamo, come capacità di inseminare lo spirito critico negli individui, e in maniera tale che le persone agiscano più responsabilmente e siano, diciamo così, cittadini e non sudditi. I nostri interlocutori si dividono tra questi due atteggiamenti. Va bene, perfetto. Allora, professor De Caro, a lei il compito di tirare le fila. Beh, allora concluderei dicendo che, appunto, ovviamente ha ragione Pietro nel dire che qua bisogna insieme essere prudenti e coraggiosi. Il problema è che molti di noi o sono fifoni
o sono sconsiderati. Il fifone è quello che dice stiamo chiusi finché il virus non passa o finché non c'è il vaccino. Questo ci porterebbe alla morte per crisi economica. Lo sconsiderato è quello che dice basta il buon senso, chi se ne importa degli esperti, c'è la libertà umana e dobbiamo rispettarla. In realtà il buon senso, su cui pure ovviamente no, che è una categoria non si può ignorare, io ieri sono uscito, torno a casa mia, ho trovato crocchi di persone senza mascherina che si parlavano e ho sentito uno che diceva vabbè ma che me la metto a fare la mascherina, tanto se il virus mi deve venire mi viene lo stesso, il che ovviamente è una scemenza. Ora, siccome c'è una percentuale di popolazione che si comporta così, purtroppo un minimo di intervento da parte dello Stato per controllare queste situazioni è necessario. Una cosa che mi ha un po' preoccupato è la svalutazione degli esperti. Sono d'accordo che nessun esperto basta a se stesso, sono d'accordo che gli esperti vanno controllati dalla comunità, però il risultato, se non si sentono gli esperti, è quello che fa Trump con il suo virologo di fiducia, che è un grande medico, Fauci. Fauci dice, bisogna stare attenti a riaprire, perché se riapriamo le scuole abbiamo un'enorme quantità di portatori di virus. Probabilmente loro non si prendono le forme gravi, ma lo trasmettono ai loro cari, alle persone anziane. Che succede? Qual è il rischio fondamentale di tutta questa storia? Che non c'è più posto negli ospedali e quindi invece di morire soltanto il 3%, muore come a Bergamo il 20% della popolazione. Quindi c'è un problema su cui gli esperti bisogna sentirli. Non dico che hanno la ragione assoluta, ma non si possono non sentire. Abbiamo visto, vedrete quello che succederà negli Stati Uniti, dove è piena di questo atteggiamento che non bisogna sentire gli esperti, bisogna affidarsi al buon senso delle persone. Vedremo, si vede già adesso quello che sta succedendo, sarà una catastrofe. Quindi non gli esperti non hanno l'ultima parola, però non si possono ignorare. Io credo che... Abbiamo avuto un calo di audio del professor De Caro. Le ultime due parole, può ripeterle? No, ho detto che gli esperti non possono avere l'ultima e unica parola, ma non si possono nemmeno in qualunque campo della vita. L'esperto è esperto e va sentito. Il senso comune non può sopperire all'esperienza di chi ha studiato le cose interamente. Si possono controllare, ma è assurdo pensare che non debbano giocare un ruolo privilegiato. Bene, le sono molto grato. Io sono grato davvero a tutti i professori che sono intervenuti. Vorrei citarli tutti, non so se abbiamo il tempo per ricordare che abbiamo avuto con noi, oltre al professor Mario De Caro che vediamo in linea, i professori Riccardo Manzotti, Alberto Voltolini, Beatrice Centi, Emidio Spinelli, Francesca Piazza, Adriano Fabris, Emanuele Castano, Luca Illetterati, Massimo Dell'Utri, Gloria Origi e su tutti. Io sono veramente grato al professore Pietro Perconti perché senza di lui non avremmo potuto realizzare certamente questa maratona che poi è piaciuta ed è stata ripresa appunto da tanti canali compresa la Treccani. Ora, come lasciarci? Ma intanto vi dico che sulle questioni legate alla natura dell'uomo e sulle quali abbiamo riflettuto sul ruolo della scienza, domani troverete anche una bella pagina sul Corriere della Sera, un interessante dialogo virtuale, come il nostro, fra Aristotele, allievo di Platone, lo stesso che venne a Siracusa che ci ha ricordato il professor Perconti, fra Aristotele e il tedesco Friedrich Nietzsche, noto per tanti aspetti, ma forse qualcuno non ricorda che fu ucciso nel Novecento da una polmonite. E allora... Così, insomma, con questo ricordo concludo una maratona che è stata possibile grazie all'Università di Messina e a tutti gli amici che ci hanno seguito e che resterà così un fiore all'occhiello della strada degli scrittori, anche perché abbiamo pensato che la maratona così immaginata potrà diventare un format della strada degli scrittori per tanti altri argomenti che possono essere la storia, l'architettura, l'arte, le biblioteche, tutta una serie di argomenti che cercheremo di sviluppare nelle prossime settimane. Grazie amici della Strada degli Scrittori, grazie ai professori intervenuti e spero che questa maratona filosofia sia stata seguita con molta attenzione e che resti un po' nella storia anche della Strada degli Scrittori. Grazie.